mio figlio è stato in grado di fare un atto che è pari a quello che può fare un mostro, ti poni dei dubbi e hai tante domande. Io in questi giorni ho avuto modo in diverse occasioni di confrontarmi e sicuramente vorrei porre agli atti di questo consiglio il documento, l'intervento che è uscito sull'Avvenire. Noi davanti alla morte di Giulia non lasciamo le famiglie sole. E questo è un punto sul quale c'è da riflettere e da discutere perché oggigiorno comunque non possiamo pensare che le agenzie educative rappresentate dal mondo della scuola possano essere coloro che rispondono a un qualcosa dove c'è una società sicuramente in difficoltà. Le famiglie sono sicuramente in difficoltà. Devono forse anche mettersi in discussione e non cercare fuori delle giustificazioni o dei motivi. Devono imparare a saper dire di no ai propri figli e metterli nella condizione di dover affrontare la vita, perché purtroppo il fatto che sempre più famiglie hanno solo un figlio diventa un triangolo dove se tu non riesci a tenere in equilibrio il rapporto tra mamma e papà, il figlio diventa la persona al centro e questo è il più grosso errore, forse chi ha una famiglia numerosa non è nella condizione di poterlo fare, perché per forza gli altri figli devono attendere i loro tempi, i tempi di tutti. Il guaio è che invece oggigiorno sta uscendo sempre più questo. Che cosa dobbiamo farci fare noi? Penso che su questo una riflessione ce la dobbiamo fare perché siamo la rappresentanza di una comunità, siamo la rappresentanza comunque di qualcuno che in un'ottica di prevenzione deve porsi delle domande e intervenire. Quindi io chiedo al Presidente del Consiglio che se condivide questa proposta, un minuto di silenzio per Giulia a nome di tutta la comunità di Cernobbio sia un atto dovuto. Sì, molto volentieri. Un minuto di silenzio lo accolgo nel senso, proprio nel silenzio, perché tante cose abbiamo sentito alla televisione, patriarcato, eccetera, eccetera. Ne hanno parlato tutti. Questo caso è diventato un caso nazionale e tutti hanno una loro opinione, ognuno va serie delle TV, dei giornali, eccetera, esprimere la propria opinione. Non entro nel merito del caso, nel merito del senso lo facciamo volentieri, anche perché stiamo zitti e non parliamo a vanvera, come sento a volte. Nei pochi casi in cui vedo la televisione o leggo i giornali, c'è delle lucubrazioni su questo tema che è molto importante, che è molto serio, che dipende certo, diceva Simona, da un certo rapporto che può esserci nelle famiglie, dipende dalla vita di ogni giorno, dipende dalla vita moderna, non ci sono più i tempi antichi, eccetera, eccetera, dove i valori erano altri, forse bisogna insegnare ai giovani, cioè, ci sono leggi in questo senso in cui i parlamentari discutono anche su queste leggi, se prima o dopo fare la prevenzione, eccetera, eccetera. Secondo me è una cosa abbastanza ridicola, cioè nel senso che bisognerebbe prendere tutti atto che in effetti siamo in un mondo in cui prevale, sicuramente al di là della questione dell'omicidio, di cui poi tra l'altro non è un caso singolo, anzi purtroppo ce ne sono tanti, di vessazioni, eccetera, eccetera, purtroppo nel mondo prevale questa arroganza e questo sistema di essere uno contro l'altro e mai in rapporti amichevoli con l'altro. Vedi, in questo caso, i rapporti in una famiglia che vengono così disastrati, passatemi il termine, da parte di chi ha avuto la condanna definitiva, la morte, da parte di chi, come diceva giustamente Simona, ha un figlio che è nelle condizioni in cui è. Ma guardiamo che nel mondo abbiamo 15.000 morti non c'è molto con questo, però ragioniamo anche su questo, sul fatto che nel mondo prevale proprio gli uomini,
prevale proprio il senso di essere uno controllato, ma è l'amore. Sono 15.000 morti in giro per il mondo, Israele, eccetera, eccetera, di cui 15.000 sono bambini. Scusate, 5.000 eroi sono bambini. Per cui anche in memoria loro io direi di fare un minuto di silenzio. Grazie. Ci alziamo. Grazie. Approfittando di questa occasione invito anche in memoria di questi fatti che succedono, eccetera, eccetera, nel nostro piccolo consiglio comunale, nei rapporti di tutti i giorni tra le persone, di essere proprio in senso, voglio dire, propositivo e mai in senso negativo nei confronti degli altri. Dedichiamo magari questo consiglio comunale a questa ragazza, però ricordiamoci che anche nei nostri rapporti interpersonali dobbiamo migliorare molto. Passo la parola al sindaco per le sue preliminari. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Andrea, in merito alla istituzione della commissione, arrivo qui la vostra richiesta che è pervenuta il 23, avrei dovuto rispondermi in questa settimana, mi scuso se non vi ho risposto, provvederò a farlo la prossima settimana e ribadisco il fatto che la tua preoccupazione di perdere le risorse del PNRR sono risorse che nel caso dovesse perdere per gli altri, non l'intervento. Quindi da questo punto di vista ti volevo rassicurare di questo tema. Provvederò a rispondervi nella prossima settimana per darvi anche un dettaglio un po' più preciso in merito. Quindi volevo un po' risponderti a questo. Quindi la comunicazione era in merito a questo. Grazie. Grazie. Passiamo al punto 2, lettura approvazione verbale seduta del 26 settembre 2023. Tornando al discorso di prima, il Papa assolutamente inascoltato, Papa solo di pace nel mondo. Allora, se non ci sono osservazioni, rettifiche sui verbali delle vecchie dell'ultimo consiglio comunale, io passo a leggere. Riassumendo un attimo, che diventa noioso se leggo tutto nei verbali tutte le sere. Il Consiglio Comunale delibera, punto 1, di approvare il verbale dell'assoluta consigliera del 26 settembre 2023, di liberazione del numero 39 al 49, l'unica rettifica, non c'è nessuna rettifica, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato all'area amministrativa per procedere alla ratifica con la modalità indicata all'articolo 69, comma 5 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. 2. Di approvare il verbale dell'assoluta consigliale del 26 settembre 2023, redatto dal segretario generale, deliberazione dal numero 39 alla numero 49, parte integrante e sostanziale del presente atto. Voto a favore, grazie. L'unità siamo 9, 10, 11, 12, giusto? 12 voti a favore, nessun contrario. Grazie. Punto 3, proposta
Numero 35 del 10 luglio 2023, approvazione piano cimiteriale, modifica regolamento di polizia mortuaria. Sindaco. Sì, grazie Presidente, buonasera. Stasera portiamo in Consiglio Comunale l'approvazione del piano cimiteriale, modifica del regolamento di polizia mortuaria. Faccio un po' di cronistoria, se cerco di mettervi assieme un po' il tutto, perché il piano cimiteriale deriva da una variante di PCT, quindi in conseguenza è avvenuto il nuovo piano cimiteriale. Se vi ricordate, nelle commissioni consigliari ho illustrato un po' la situazione. Poi siamo in cambio di amministrazione, visto che tra la prima e la nostra seconda abbiamo prima adottato il piano cimiteriale, quindi c'erano alcuni consiglieri comunali, e adesso andremo stasera in questa seduta ad approvare il piano cimiteriale. Che cos'è il piano cimiteriale? Il piano è quello che ci permette di individuare, nel sul territorio abbiamo 4 cimiteri, quindi Rovenna, Casnedo, Piazza e Cernerbio, individuare come agire, quindi come attuare, perché se prendete l'esempio del PCT, quindi piano di governo del territorio, questo è in piccolo il piano cimiteriale dei singoli cimiteri. L'iter prevede che venga prima adottato dal Consiglio Comunale e poi venga trasmesso agli enti per esprimere i pareri di competenza. È stato approvato dal Consiglio Comunale il 28/3 del 2023, quindi ancora da marzo, trasmesso agli enti preposti, e gli enti preposti, che sono poi ARPA e ATS, hanno espresso il loro parere nei tempi e il professionista incaricato ha controdedotto i pareri che sono stati espressi. Cosa succede quindi? Succede che noi stasera, quando il Consiglio Comunale approverà il piano cimiteriale, non dico da domani mattina, ma questo ci aiuterà ad attuare tutto quello che è, permettetemi, il mondo, dico, dei cimiteri, perché noi ne abbiamo 4 con particolarità diverse, con situazioni, e questo però ci permette un po', e questo abbiamo anche in commissione un po' lavorato e lavoreremo con i componenti di commissione un po' per studiare un po' una linea guida sul cimitero, ma noi questa sera vogliamo approvare piano cimiteriale, perché mi ricordo ancora i primi giorni del mio primo mandato, quando gli uffici mi consigliano: guardi che abbiamo incaricato il professionista per fare il piano cimiteriale. Oggi dico, finalmente siamo arrivati a fine 2023 a portare in Consiglio Comunale l'approvazione del piano cimiteriale, e questo ci aiuterà poi anche a pianificare la situazione che c'è futura, ma anche attuare quelle strategie che hanno individuato un po' il piano. Quindi credo che stasera l'obiettivo nostro è quello di approvare il piano cimiteriale, e come dicevo il professionista ha controdedotto quello che c'era. Ringrazio i componenti delle commissioni che stanno lavorando sul tema anche delle linee guida, perché anche qui, se dovessimo aprire il mondo dei cimiteri, c'è un mondo, permettetemi, questo punto di vista di studio, di salvaguardia del territorio, di scoperta di quello che c'è all'interno, soprattutto a livello storico, permettetemi di dire questo, e soprattutto anche di tutela delle persone che ci sono all'interno, ma anche delle persone che tutti i giorni si recano presso i nostri cimiteri. Quindi posso dire, consigliere, che con soddisfazione stasera portiamo in approvazione questo piano cimiteriale, che da qua ci attuerà di mettere poi nei prossimi bilanci risorse, perché questo piano cimiteriale è strategico, ma è anche da un punto di vista poi oneroso, perché se vuoi bisogna attuare gli interventi che ci sono. Quindi stasera, come dicevo, portiamo in approvazione il piano cimiteriale. Sono a disposizione poi dei consiglieri per l'opportuna domanda. Grazie Presidente. Allora, portiamo in approvazione questo piano, come ha detto il Sindaco, che è nato anche da una riflessione, da un lavoro fatto in commissione. L'aspetto che abbiamo 4 cimiteri penso che sia quasi un aspetto unico come comune, visto che siamo la fusione di più comuni e che ognuno ha portato quella che era la propria realtà. Questo vuol dire anche interventi, programmazione, manutenzione, che diventano anche costosi quando abbiamo 4 cimiteri, e più che mai serve il piano.
quello che comunque l'intenzione è di votare a favore, però vorremmo che il sindaco stesso si impegnasse a fare quel lavoro che è uscito poi ed è emerso dalla commissione, che è quello che riteniamo che all'interno dei nostri cimiteri ci siano delle cappelle che meritano un'attenta analisi e quindi di arrivare a fare un regolamento e un'indagine storica sotto il valore di queste cappelle, perché come a suo tempo ne abbiamo con gli altri capigruppi presenti, quindi vedo Andrea, ma anche con Emilia che oggi è assente ma era presente nella commissione, abbiamo evidenziato che ci sono comunque nei vari cimiteri delle cappelle che meritano attenzione, perché c'è il Terragni a Cernobbio, abbiamo comunque sempre a Cernobbio la questione della cappella dei Bellinzaghi e poi nella cappella Bernasconi c'è una bella statua, c'è da capire la provenienza, a Casnedo abbiamo quella del professor Mantegazza, pittore e artista di livello, che abitava a Stimianico, e la cappella dei Corti, tante per citarne alcune. Quindi un'analisi storica attenta ci potrebbe portare anche a far diventare i nostri cimiteri dei luoghi vissuti e visitati, in un'ottica sempre di rispetto della memoria e di quella memoria che ha anche un valore sociale del contesto della nostra comunità. Quindi da parte nostra il voto sarà a favore, ma con questa attenzione, ed è questa la garanzia che chiederemo al sindaco. Sì, grazie. Questo primo lavoro che si è fatto in commissione proprio io dico a continuare, quindi mi impegno a fare in modo che questa possa continuare e a mettere quelle buone risorse che serviranno per valutare tutto questo tema che c'è. Quindi vi ringrazio del lavoro fatto e vi invito poi i presidenti di commissione a lavorare anche su questo tema e quindi arrivare a questo obiettivo che il Consiglio Comunale ci chiede. Grazie. Adesso intervento. Passo a leggere, saltando tutti gli allegati, evidentemente. Il Consiglio Comunale deve, appunto, uno deve approvare i richiami, le premesse, l'intera narrativa fra le parti integranti sostanziali del dispositivo. Due, di approvare l'interpretazione dell'elemento di posizione mortuaria, redatto dall'architetto Laura Ferrari, depositato al protocollo comunale in data 16 agosto 2023, protocollo 18555. 3. Di approvare il piano cimiteriale redatto e aggiornato dall'architetto Laura Ferrari, che risulta soddisfare le necessità rilevate, depositato al protocollo comunale in data 16 agosto 2023, protocollo 18555, composto dai seguenti elaborati non allegati alla presente, ma depositati presso l'ufficio tecnico del Comune di Cernobbio. Qui c'è una serie di allegati, ve li do per letti perché sennò sono qua. Potete poi leggere i cimiteri, eccetera, eccetera. 4. Di dare atto che il piano cimiteriale assume efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia. 5. Di dare adeguata informazione dell'approvazione mediante avviso pubblico all'albo operatore online, nonché sul sito internet del Comune. Votiamo per favore, per favore. Unità 12 piattaforme, nessun astenuto, nessun contrario, non c'è immediato. Passiamo all'argomento successivo, che è l'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Cernobbio, il Comune di Caratteurio, Moltraso, Laghi, Marzano e Breno per l'uso del centro di raccolta dei rifiuti periodo 2024-2028. Assessore, vice sindaco, no scusate Lironi, scusate assessore Lironi, do la parola, prego. Sì, grazie. Stasera andremo a approvare la convenzione tra il Comune di Cernobbio e i comuni che già adesso fanno parte della convenzione, ma a fine anno andrà in scadenza questa convenzione, quindi la dovremo rinnovare. Dato che ci sono altre due richieste, il Comune di Marziano e il Comune di Brienno, abbiamo fatto una valutazione insieme
appunto gli altri comuni e insieme a un professionista sulla tenuta del nostro centro raccolta. Abbiamo valutato che attualmente è sufficientemente strutturato per poter accogliere anche gli abitanti degli altri due comuni. Abbiamo quindi deciso di allargare a tutto il territorio l'utilizzo del nostro centro raccolta e di stipulare una nuova convenzione. Questa nuova convenzione avrà durata 5 anni. Il comune di Cernobbio sarà il comune capofila. Oltre ad avere un miglioramento degli introiti, quindi un abbattimento dei costi grazie alla suddivisione con più comuni, avremo anche un migliore gestione dei rifiuti. Questo anche per rispondere all'interrogazione al consigliere Gazzone. Ovvero, è vero che attualmente abbiamo un problema di gestione da parte di alcuni cittadini, fortunatamente pochi, ma alcuni cittadini pensano di essere più sbrigativi, essere più furbi degli altri e depositano rifiuti a volte in modo errato. È nostra intenzione approfondire questo argomento, andare a fare più sensibilizzazione e a fare soprattutto maggior tutela e controllo del territorio. Purtroppo non possiamo vigilare 24 ore al giorno su tutti i cestini del territorio, faremo comunque il possibile. Grazie comunque per le segnalazioni quando arrivano. Come ben sai, siamo anche tempestivi nel rimuovere i rifiuti abbandonati. Tornando al centro raccolta, noi abbiamo fatto quindi una valutazione, e una valutazione non è una valutazione soggettiva, ma è una valutazione che parte da dati certi. Nel corso degli anni, come ben sapete, il centro raccolta ha un sistema di controllo degli accessi, ovvero ogni utente abilitato può accedere al centro raccolta o con una tessera sanitaria o con un badge, e questi dati, non dati personali ovviamente, vengono registrati all'interno del sistema. In questo sistema ci permette quindi di avere con precisione il numero di accessi annuali e soprattutto la provenienza, cioè da che comune arrivano. Con questa nostra simulazione abbiamo stimato che ci sarà un intervallo di ingressi leggermente più frequente, ovvero passeremo da un intervallo di 3,35 a un intervallo di 2,5. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso con i nostri orari di apertura e con il numero di abitanti abbiamo la possibilità di controllare sia, diciamo, la frequenza, sia l'intervallo, sia la provenienza. Questa previsione è rimasta però con gli orari di apertura attuali. Con la previsione di allargare anche a Maslianico e a Brienno ci sarà una rimodulazione degli orari, soprattutto il sabato, che ovviamente è il giorno di picco e di maggiore affluenza delle persone. Altre precisazioni. Il centro di raccolta è sicuramente una risorsa per il territorio. La risorsa per il territorio è anche dovuta al fatto che noi andremo a stipulare con questi comuni una gara d'appalto per la gestione della raccolta dei rifiuti anche porta a porta. Quindi è doveroso, secondo me, ampliare agli altri comuni la gestione del centro raccolta, perché permetterà una più omogenea gestione della raccolta dei rifiuti, una possibilità anche di sensibilizzare i cittadini alla raccolta e sensibilizzarli verso la gestione differenziata, quindi ne parleremo più tardi. Quindi ci sarà un sistema di raccolta porta a porta e un sistema invece di raccolta e centro raccolta, appunto, però controllato e mirato. Grazie. Grazie a te. Sono interventi? Bene, allora, mi piace la percentuale, però io parlerei di numeri, perché quando questa piazzola ecologica, centro di raccolta, è nata, è stata realizzata durante
dico il nostro mandato perché c'era il sindaco Monti e c'era il presidente del consiglio Walter Colombo. Simone è arrivato dopo, ok? Siamo partiti con tutti gli studi e siamo partiti con uno studio in funzione dei nostri abitanti. Gli altri comuni ci hanno risposto picche, non hanno voluto mettere un soldo e noi, perché ritenevamo importante realizzare una degna centro raccolta, perché era a Piazza Santo Stefano, forse tanti non si ricordano, sono i nuovi arrivati di Cernobbio, non sanno che era in quel triangolino vicino alla Metaltex, alquanto inadeguato e frutto di deposito di materiale esternamente, quindi in una situazione anche di disagio dal punto di vista della sicurezza, della sanità, salubrità dell'ambiente. Però è nata con uno studio in funzione dei nostri abitanti, tra le più tecnologiche, i periferi interrati e tutto questo, però in area di rispetto di reticolo principale, perché stiamo parlando, abbiamo vicino il Greggia che è di competenza della regione, quindi con tutte le difficoltà per poter avere le autorizzazioni e con un obbligo di distribuzione dei cassoni in funzione tale che si riuscisse a garantire la manovra dei mezzi per lo svuotamento e il mantenimento, quindi anche di un certo numero di cassoni che non può essere ampliato. Negli anni cosa è avvenuto? Insieme poi c'è stato il sindaco Furgoni e l'assessore Vironi, che ne era la sé parte della maggioranza, hanno esteso, allargato agli altri comuni. Oggi mi sento dire che verrà aggiunto Maslianico e Brienno, quindi dal conteggio all'origine degli abitanti siamo quasi con l'aggiunta man mano dei vari comuni stiamo quasi raddoppiando. Io l'ho detto anche in commissione, penso che alcune analisi non sempre devono essere fatte in funzione dei soldi. Io lo sto dicendo, è stato anche un po' l'argomento di campagna elettorale, perché spesso, forse per la giovane età del Matteo, spesso le sue analisi da sindaco sono in funzione dei soldi. Io reputo che invece l'ente pubblico spesso, o potrebbe capitare, che è vero che deve ragionare sulla sostenibilità, però ci sono scelte politiche amministrative, non politiche partitiche, che possono essere fatte anche in funzione del valore dell'intervento sociale che si va a fare. Quindi il fatto che portarci dei comuni vuol dire che introitiamo di più, che possiamo avere a meno carico a costo dei cittadini un costo inferiore di quello che è il costo della gestione. Però ho anche detto in commissione che noi avevamo ereditato il 18% di raccolta differenziata, me lo ricordo benissimo perché eravamo il fanalino di coda della provincia di Como. Siamo arrivati che con l'introduzione della piazzola e con un attento lavoro fatto di controllo di come i ristoranti facevano la raccolta differenziata, gli alberghi, ti ricordi di Walter, le multe anche date ai cittadini che sbagliavano nel mettere fuori i sacchi, siamo arrivati quasi al 70%. Il sindaco in sede di commissione ha parlato che siamo quasi ancora fermi alla stessa percentuale, quindi questo è il dato che ci deve far riflettere sul fatto che bisogna andare avanti, perché l'eventuale riduzione sullo smaltimento noi la concretizziamo veramente, non tanto con l'entrata della piazzola, la concretizziamo realmente se riusciamo ad andare, come altri comuni stanno facendo da tempo, verso oltre il 90%, quindi questo è l'obiettivo, non è tanto l'ampliare, tra l'altro ampliando in un contesto che sicuramente avremo dei problemi veicolari. Teniamoci presente che adesso, vabbè, spero che la provincia prima o poi intervenga, abbiamo anche tutto il transito dei mezzi pesanti in Viale Matteotti, che negli anni è nata la Lidl che non c'era, che negli anni sono nati, oltre al Bennett, adesso vengo a sapere che ci sarà a breve un'altra struttura, quindi stiamo caricati. Il numero dei frontalieri che è aumentato in modo esponenziale perché si è invertito il movimento del traffico veicolare.
una volta la colonna era andare a Como, adesso la mattina la colonna è entrare verso la Svizzera e alla sera è andando verso Como. Quindi tutti questi dati dovevano essere dei dati, siamo convinti noi come gruppo, analizzati per portare a una decisione. Tra l'altro dico anche l'entrata di Maslianico ha portato un dibattito forte nella comunità di Maslianico, perché là c'era una realtà attiva. Mi giunge voce che il fatto di liberare quella piazzola vuol dire che l'area sosta verrà ampliata. L'area festi verrà ampliata. Allora io dico, come minimo noi non abbiamo un'area feste. Allora mi piacerebbe vedere se non è sempre Cernobbio che deve dare, ma se anche gli altri comuni sono disposti a dare, mi piacerebbe che il comune di Maslianico si renda disponibile a fare una convenzione con noi sulla possibilità di utilizzare l'area sosta, è un recluso da camperista, scusate, da utilizzare l'area feste anche per le nostre associazioni o per eventi nostri, perché comunque la valle del Breggia ha un contesto dove tra Maslianico e Cernobbio ci potrebbe essere proprio uno scambio importante e di completamento di alcuni servizi che non abbiamo. Ma lo farei anche per capire se ogni volta siamo solo noi che dobbiamo dare per la scuola, per le medie, cioè ce l'hanno anche loro, però comunque. E quindi dico, questo è un aspetto che mi piacerebbe chiedere al sindaco di capire se ci fossero le condizioni future, perché ci potrebbe far piacere avere uno spazio per qualche evento nostro, che non sia anche sempre solo gli oratori, perché credo nel valore degli oratori, ma anche in una forma laica può essere bello poter avere anche altri spazi. E poi, vabbè, mi spiace, noi restiamo convinti sulla piazzola che era nata per i cernobiesi, anche se rimborsano negli anni un qualcosa, non è corrispondente a quanto noi ci abbiamo messo di risorse, e quindi a suo tempo mi avevano risposto che loro avrebbero fatto le loro piazzole sul lago, che Maslianico non ne aveva bisogno, c'era il sindaco Borsoi, allora me li ricordo tutti, i vari sindaci che hanno risposto, quindi per noi il voto sarà contro. Grazie Presidente. Ricollegandomi a quanto detto dalla consigliera Saladini, io non voterò contro, ma mi asterrò perché mi rendo conto che è sicuramente questa oggigiorno un aiuto o comunque una richiesta che anche in coscienza, nel rispetto dell'ambiente, i comuni, gli altri comuni che vengono a sottoscrivere la convenzione con noi non sono più in grado e non hanno più le possibilità. Quindi noi, essendo il comune più grande, quello che per scelte lungimiranti fatte a suo tempo, abbiamo la possibilità e la disponibilità di un centro raccolta rifiuti fatto in un certo modo e che sta in piedi. Quindi la richiesta degli altri comuni penso che sia anche dettata da dati di fatto, nuove normative, tutta una serie di procedure, quindi il nostro è un asilo, un aiuto verso gli altri comuni, quindi io non voterò contare, ma mi asterrò perché mi aspettavo quantomeno che ci fosse un gap o qualcosa in più, visto che diamo un aiuto, ci sia una proposta di migliorare, non so, la raccolta differenziata, fare un percorso con le scuole, un progetto vero, non a parole, qualcosa di veramente concreto, già fatto, impostato, ma che dia un quid, un valore di potenziale in più per tutti, non solo per Cernobbio, non solo per gli altri. Veramente il discorso che i comuni più piccoli non ce la fanno, e purtroppo si arriverà a scelte diverse negli anni futuri, oggigiorno debba spingere a rilanciare, riproporre una proposta più alta, dare valore a quello che si può fare insieme, farlo meglio, farlo di più e farlo adesso. Ecco, ringrazio. Sì, io se posso solo due appunti. Allora, sì, la sensibilizzazione, come dicevamo prima,
riferisco al consigliere Gazzola, è al centro, nel senso che dobbiamo sensibilizzare, dobbiamo sempre ricordare ai cittadini che è importante fare la raccolta differenziata, che è importante fare la raccolta differenziata domestica e utilizzare in un certo modo il centro raccolta. Non entro nel merito degli altri comuni, io parlo di Cernobbio, e il mio invito è che i cernobbiesi utilizzino il centro raccolta in modo appropriato, cioè non è una discarica, non è un posto dove vai a svuotare la cantina, tanto per, ma è un posto dove differenzi comunque i tuoi rifiuti. Se gli altri cittadini degli altri comuni magari all'inizio faranno un po' fatica, dovranno imparare a comunque comportarsi in un certo modo nel nostro territorio e nel nostro centro raccolta. Il nostro centro raccolta è nato sicuramente con un'ottima visione, adesso non mi ricordo l'anno, però è anche partito in un certo modo, poi negli anni è comunque cambiato, cioè il conferimento dei rifiuti, non tutti i rifiuti che si portavano magari qualche anno fa, ora si possono portare. Questo perché le indicazioni sono quelle di incentivare sia una corretta e sempre più puntuale differenziazione a casa e poi altri rifiuti che è evidente che non si possono abbandonare durante i giorni settimanali vanno conferiti nel centro raccolta. È evidente che la struttura in sé è rimasta quella di qualche anno fa, ma la gestione e soprattutto l'utilizzo dei cassoni non è detto che poi possa anche subire ulteriori modifiche. Io volutamente non mi sono fermato tanto sull'utilizzo e sugli introiti che avremo, ne abbiamo parlato in commissione, non ne ho fatto più un discorso economico stasera, ma un discorso appunto di opportunità e di gestione, diciamo, comune, anche in un'ottica, questo più forse una questione tecnica, però in un'ottica di trattative con gli operatori dei rifiuti, avere un fronte comune, singolo comune oggigiorno conta ben poco, deve per forza associarsi ad altri comuni per avere maggior voce in capitolo e soprattutto avere un potere contrattuale migliore, non c'è niente da fare. La gestione associata del centro raccolta è nell'ottica di una omogeneità del territorio e della gestione dei rifiuti. Grazie. Prego, sì. Scusate consiglieri, ma provo a mettere assieme un po' quello che Simona diceva. Allora, impegno farlo, questa cosa, ma già l'anno scorso con il comune di Masianico abbiamo fatto la prima festa di istituto comprensivo del territorio di Amazianico. Aspettiamo le nuove elezioni, credo che a maggio avranno elezioni, possiamo lavorare su già da questo tema, perché credo che la condivisione su alcuni temi debba essere, quindi vediamo se, come dicevi, i comuni chiedono solo e non danno nulla, ma su alcuni comuni stiamo anche collaborando anche sul tema del personale, quindi non c'è solo il tema che riguarda i rifiuti, ma riguarda un tema anche in generale. Poi volevo un attimo, scusate se l'assessore consigliere mi dilungo, ma qualche dato in più, perché poi se volete andate tutti sul catasto rifiuti ISPRA Ambiente e lì vi fanno vedere i dati della raccolta differenziata. Quindi ne è presa al 14% nel 2003, è arrivata al 49%, quindi notevole il gap che c'è stato, l'ho presa al 62%, e oggi la sto mantenendo al 70%, quindi diciamo che non abbiamo raggiunto un obiettivo ottimale di come si diceva prima, quindi dobbiamo, assessore, migliorare un po' questa cosa del centro dei rifiuti. Il problema che abbiamo sul territorio di Cernobbio è che avendo tanti alberghi è questo che porta alla tenere questa differenziata così bassa e gestire anche queste attività alberghiere che hanno, quindi hanno una quantità notevole di rifiuti. Poi c'è 158 cestini, mi sembra che ce ne sono, questi fanno a aumentare il problema di questo, e quindi so che l'assessore anche nel bando rifiuti con la figura del DEC sarà questa persona che dovrà sanzionare per
perché questo è l'obiettivo, assessore. Dobbiamo sanzionare, che non è per far cassa, ma per incentivare la gente a differenziare, perché sennò davvero nella singola casa uno cerca di farlo e poi si vede di tutto di più. Quindi cerchiamo un po' di migliorare su questo tema. L'altra cosa, assessore Lironi, aiutami su questo, non credo che da gennaio 2024 aumentino i cassoni all'interno, aumenterà solo la fornitura dei cassoni, quindi il progetto, diciamo, approvato ai tempi prevedeva già questa possibilità all'interno del centro raccolta di avere questi cassoni, quindi non aumentiamo i cassoni, c'è solo l'afflusso di auto maggiori che c'è. Non sono riuscito, assessore, ad arrivare fino in fondo a guardare tutto il progetto approvato e volevo capire se già lì, ai tempi, quando è stato fatto questo progetto, c'era la visione, come dicevi, di, visto che l'intenzione era di chiedere ai comuni limitrofi di collaborare in questa realizzazione del centro raccolta, se lì era già l'idea di dire questo centro raccolta si può andare. Quindi credo che, parola, non sono riuscito a ricostruirlo tutto, quando è stato fatto il progetto del centro raccolta erano già fuori i comuni, quindi non avevano già detto di no. Ecco perché non ho trovato questa. Quindi si è partita prima a dire: cari comuni, volete partecipare? Ci siamo. Se no, noi costruiamo il centro raccolta rifiuti. Diciamo che oggi è uno dei centri raccolta all'avanguardia, quindi ecco perché questa cosa è stata portata avanti. Sulla condivisione, e termino, per quanto riguarda i rapporti con i comuni, io sono stato anche un po' il promotore e assessore Lironi quando c'era sindaco Furgoni, uno dei primi convenzioni del centro raccolta rifiuti era nato col comune di Moltrase di Caratemburdio, con l'ottica, perché poi la normativa sul decreto dei rifiuti è veramente complessa, e quindi credo che il nostro centro ci possa permettere davvero di essere all'avanguardia. Ci impegneremo a migliorarlo negli anni futuri, perché se serve mettere delle risorse in più sulle opere le metteremo, ma se serve anche intensificare la presenza della polizia locale o aumentare gli orari, questo credo che potremo attuarlo. Tutto questo è rientrato nel ragionamento che in condivisione con gli altri comuni abbiamo fatto sul bando rifiuti, perché non abbiamo parlato solo esclusivamente di implementare il centro raccolta rifiuti con gli altri comuni, ma di lavorare su un tema di condivisione, anche solo dopo termine, davvero Presidente, quando c'è lo smaltimento dei rifiuti del comune di Moltrasio o del comune di Marzianico che vengono al nostro territorio, o noi andiamo nel loro per smaltire i rifiuti, per mettere, ma semplicemente il camion per ritirare i rifiuti. C'è una condivisione di intenti su questo tema, dobbiamo solo cercare di migliorarla e impegniamo quello che dicevi un po' sul tema iniziale. Grazie. Posso Presidente? Volevo fare un inciso anch'io sul punto sul quale il gruppo è molto coeso. E ricordo che anche in tutti i programmi di lista c'era l'idea ricorrente di dare a Cernobbio, alla nostra Cernobbio, comunque un prestigio. Quindi ci siamo seduti e ci siamo chiesti se estendere comunque la fruibilità del centro raccolta rifiuti ai comuni limitrofi, ma dando noi un concreto esempio per la tutela dell'ambiente, perché, come diceva l'assessore Lironi, non abbiamo fatto un discorso di economico, e la risposta è stata sì, quindi noi voteremo a favore. Simone, prego. Grazie Presidente. Ma io mi sembra l'esternazione del progetto e di quello che è il collegamento con tutte le altre aree da parte dell'assessore Lironi mi sembra abbastanza confusionario, perché parla di sensibilizzazione e controllo quando abbiamo delle difficoltà oggettive sul nostro territorio in merito a quello che sono il discorso del ritiro della parte delle pattumiere, il controllo soprattutto anche relativo al fatto degli orari. Il fatto di avere ulteriormente all'interno del nostro territorio e del centro raccolta rifiuti un maggior afflusso, penso che sia
abbastanza utopistico pensare al fatto proprio di questa massa di persone che poi arrivano, di massa di macchine che poi arrivano quando abbiamo già delle difficoltà oggettive sul nostro territorio, che è molto difficile da dover controllare. Sulla sensibilizzazione del controllo io direi maggior comunicazione, perché mi è capitato con il sindaco Monti maggior comunicazione in merito al fatto di essere anche più presenti, perché io mi ricordo che nell'amministrazione che abbiamo fatto c'era anche l'attuale sindaco, va bene, eravamo molto più spesso in giro, andavamo molto più spesso nelle piazzole a controllare se effettivamente i lavori venivano svolti o meno. Se non sbaglio anche Matteo, sindaco, prestava a dover fare tutto questo. Io l'assessore non l'ho mai visto in giro e spesso comunque vado nella piazzola e anche consiglieri stessi. Spesso e volentieri sono per Cernobbio, va bene, però non vi vedo. Vedo il sindaco sì, vedo il vice sindaco sì, va bene, però gli altri io veramente... Faccio fatica, probabilmente sono effetti di sangue sugli occhi, però li esorterei un attimino a dover essere più presenti, a dover partecipare di più alla vita dei cittadini. Detto questo, ripeto, la comunicazione, perché mi è capitato e ho chiamato il sindaco al telefono, va bene, il cartello ad esempio è esposto, se voi girereste un attimino lo notereste anche voi. È capitato al sottoscritto, va bene, sul fatto di conferire nella nostra piazzola rifiuti delle cose, e mia moglie è stata rimbalzata perché nella piazzola rifiuti non c'era esposto in maniera esaustiva, e neanche all'interno del sito del comune non c'è il fatto che si potesse conferire non solo sabato mattina ma anche gli altri giorni i residui di casa, va bene? O sbaglio, sindaco? Sto ascoltando. E quindi il discorso relativo. Un'altra cosa che vorrei dire, io la pesa, adesso questo è un controllo, la pesa in entrata e in uscita, ma è corretta? Perché io sono andato con un sacco di fogli, e sono entrato e sono uscito, esatto. E la macchina pesava 40 kg in meno e quando sono entrato pesava 40 kg in più. Queste situazioni sono controllate dall'assessore oppure no? Grazie. Posso? Allora, io penso che la confusione stia facendo un po' lei, ho detto prima. Allora, il centro raccolta rifiuti non serve per portare quello che mi rimane in casa e non so cosa fare. Cioè, il centro raccolta rifiuti lo dobbiamo iniziare a intendere come un'estensione del nostro conferimento della raccolta differenziata. Ovviamente il verde si porta al centro raccolta rifiuti, però non deve essere un posto dove non so dove buttare questa cosa qua, provo, andare lì, vedo com'è, come non è. Cioè bisogna un attimo informarsi tutti, sarà nostro compito diffondere meglio magari informazioni su come funziona. Dobbiamo fare tutti però uno sforzo, sicuramente. Questi primi mesi di mio assessorato mi sono trovato diversi giorni al centro raccolta, mi spiace di non averla vista, sicuramente ci sarà stato quando io non c'ero, oppure va più spesso di me, questo non lo so, io fortunatamente ho anche la mia attività e devo dividere la mia vita per quel che posso. Sicuramente è un appuntamento fisso quello del sabato, giorno di maggiore affluenza, dove tra l'altro mi capita di incontrare diversi cernobiesi che come al solito si parla, ci si lamenta, si discute, ci si confronta. Questi primi mesi, cosa devo dire? In questi primi mesi sono arrivate delle segnalazioni sicuramente all'ufficio tecnico tramite la polizia, tramite gli operatori o tramite l'ufficio tecnico addirittura.
sugli errori, erroneo conferimento di rifiuti porta a porta, oppure dimenticanze dell'operatore. Però un altro appello che faccio ai cittadini: evitiamo di fare segnalazioni sui social, servono poco e niente. Personalmente non li frequento tanto, sicuramente i nostri uffici non passano le giornate sui social. Se c'è un problema, se c'è un conferimento sbagliato, se c'è il sacchetto fuori posto, se l'operatore quel giorno ha dimenticato di fare un pezzo di via o di raccogliere rifiuti, evitiamo di mettere su Facebook o su altri social: ah, l'amministrazione non c'è, è assente, sono dei disgraziati. Forse una chiamata, un messaggio, un'email agli uffici è più utile. Sicuramente è più utile, sicuramente si risolve il problema. Se poi vogliamo fare delle campagne elettorali continue, perenne, va bene, ma noi stiamo qua per risolvere. Scusate se lo sfogo. Grazie, passiamo al punto. Permettetemi una cosa, cioè voglio dire, questa cosa che ha detto adesso l'assessore, super partes, per carità di Dio, io sono l'interlocutore ufficiale del Carlo Riva e del vice sindaco, perché se io vedo una via a Cernobbio dove non sono passati all'una eccetera eccetera, telefoniamo direttamente. Questo non lo fa mai nessuno, ma non dico a casa mia eccetera eccetera. I cittadini vedono i sacchi fuori, correggimi Mario se sbaglio, sono la persecuzione del Mario della Torre e del Carlo Riva, che dicono: cavolo, ci sono dimenticati di passare, passate e passano. Quindi anche il senso comune civico del cittadino dovrebbe dire, cioè, non è che se non portano via il sacco fuori da casa loro, allora va bene, ma se passano in una via a una certa ora della mattinata, che in tarda mattinata, e vedono dei sacchi fuori eccetera eccetera, facciano una segnalazione, cioè, perché anche queste cose qua fa parte del senso civico, della partecipazione. Ben venga il centro rifiuti, non entro assolutamente nell'argomento, è stata una conquista di Cernobbio, come diceva Simona, metterei nello scambio di favori eccetera eccetera, come posso dire, l'area feste, Simone ha anche il capo di calcio di Massaico, che onestamente se potessimo utilizzarlo anche noi, io sono stato anche, ho avuto l'onore di essere anche il medico ufficiale sociale di Masiago, insomma, è un capo del fronte nostro, cioè non abbiamo, ok? Passo a legge. Sono in Maria Goliardica. Proprio in merito a questa cosa qui, sarebbe bello che nascesse una squadra di calcio del Cernobbio, perché la maggior parte di giocatori del Basilicato sono tutti, c'è quasi la metà, il 50% sono quasi di Cernobbio, no? Allora, Consiglio Comunale delibera, punto 1, di approvare le premesse narrative quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Di approvare l'allegato schema di convenzione che disciplina ai sensi dell'articolo 30 della legge 18 agosto 2000 numero 267 i rapporti tra il comune di Cernobbio e i comuni di Carateore, Moltraso, Mazziani, Colaglio e Dregno per l'uso del centro di raccolta dei rifiuti, composta da numero 10 articoli che si approvano nel loro contenuto. 3. Dichiarato atto che la suddetta convenzione avrà la medesima durata del servizio di igiene urbana per i comuni convenzionati. 4. Dare mandato al responsabile dell'area competente di sottoscrivere l'atto una volta approvato dalle amministrazioni convenzionate. Vi chiedo per favore la doppia votazione sulla delibera e sull'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? 9 voti a favore. Chi vota contro? Saladini, Braglia, che si astiene da Zola, immediata eseguibilità, grazie. 9 voti a favore. Immediata eseguibilità, la voto, cioè unanimità, 12 voti a favore sull'immediata eseguibilità, giustamente un atto dovuto. Grazie.
Passiamo al punto 5. Proposta numero 56 del 15 novembre 2023. Modifica il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Do la parola, quando appena citato, all'assessore, al vice sindaco Mario, relatore. Con la presente delibera, quindi andremo a votare una modifica al regolamento dell'applicazione della tassa di soggiorno. In particolare andremo a modificare l'articolo 2 e l'articolo 6. La modifica dell'articolo 2 si rende quasi necessario di fatto, perché è una certezza ormai che la stagione turistica a Cernobbio non ha più termine come una volta, diciamo ottobre, ma è prolungata sicuramente fino a dicembre, ai primi di gennaio. Quindi abbiamo deciso di introdurre l'applicazione della tassa di soggiorno dal 1 aprile al 31 dicembre. Nel regolamento precedente l'applicazione era dal 1 di aprile al 31 di ottobre. Quindi la principale modifica al regolamento della tassa di soggiorno è solo il periodo di applicazione. Non vengono variate le tariffe, restano tutte uguali. L'altra modifica invece, che è contenuta nell'articolo 6, è scaturita da un confronto che abbiamo avuto anche con le associazioni degli albergatori dell'extraalberghiero, che ci chiedevano di uniformare quindi un'esenzione a quelli che sono i regolamenti degli altri comuni limitrofi, in particolare l'esenzione per i minori fino al compimento del 14° anno di età. Prima l'esenzione era solo per i minori fino al 12° anno di età. Quindi queste sono le due modifiche che andiamo a votare nel regolamento dell'imposta di soggiorno. Interventi Gazzola, prego. Una sola domanda tecnica, ma al presidente o al segretario, anche qui c'è l'immediata eseguibilità a votare? Sì. Ecco, una domanda sempre a contiguo al segretario, mi scusi, ma noi continuiamo a votare sempre immediata eseguibilità, ma quanto sarebbe la tempistica normale, 15 giorni o di più? No, 10 giorni da quando viene. 10 giorni, ecco. Però ad esempio nel punto primo di deliberativo non era stata proposta l'immediata eseguibilità, non è stata votata quella della formazione del regolamento. Ok, posso fare una dichiarazione di voto, signor Presidente? Certo. Ringrazio, voterò comunque favorevole perché le modifiche sono opportune e doverose. La mia dichiarazione verteva sul fatto di immediata eseguibilità anche per l'ordine precedente, questo qua. Con un po' di programmazione da parte dell'amministrazione, 10 giorni arrivando con le tempistiche, programmando gli interventi da fare, si possono anche quantomeno avere il non dover sempre votare immediata eseguibilità e fare i consigli comunali d'urgenza. Grazie. Altri interventi? Passo a leggere. Consiglio comunale delibera. Punto 1. Di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il regolamento comunale per la prestazione dell'imposta di soggiorno, nella sua ultima versione definitiva, con le modifiche apportate, come meglio specificato, alle premesse, costituito il numero 16 articoli, parte integrante e sostanziale del presente allegato. 2. Di dare mandato al responsabile dell'area finanziaria dell'area cultura a tempo libero di provvedere ad ogni adempimento conseguente all'adozione del presente provvedimento, ognuno per quanto di competenza. 3. Di dare pubblicità al nuovo testo del regolamento attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente sulla newsletter settimanale, la trasmissione alle associazioni di categoria e gestori delle strutture alberghiere ed extra alberghiere di Cernobbio, la diffusione locale in un comunicato stampa. Quindi doppia votazione, chi vota a favore della delibera? 10 voti. Unanimità? 12 voti a favore, nessun astenuto, nessun contrario, l'immediata eseguibilità. Di 11 voti a favore, l'immediata eseguibilità, voti astenuti, contrari, Gazzola. Coerente, allora, passiamo al numero 6, la
Punto numero 6, proposta numero 59 del 16 novembre 2023, variazione del bilancio di previsione 2023-2025 di cassa. Prego, Sindaco. Sì, grazie Presidente. Poniamo stasera in approvazione l'ultima variazione di bilancio dell'anno. E con questa variazione andiamo a sistemare alcuni capitoli che i responsabili chiedono spostare verso la fine dell'anno, ma anche delle scelte politiche. Applichiamo un avanzo per 130.000 euro, abbiamo avuto una maggiore entrata sui servizi sociali dalla Regione e dallo Stato, 12.000 euro di 25.000, abbiamo avuto maggiore risorse sempre dalla Regione per 3.800 euro, abbiamo avuto maggiori proventi per i servizi di polizia locale pari a 5.000 euro, 35.000 euro di contributi da privati per sponsor, 15.000 euro in più sui barcometri, 10.000 euro di proventi per l'asilo nido, 30.000 euro per i fitti dei fabbricati, quindi gli immobili che abbiamo in affitto, maggiori 3.000 euro per i proventi per l'uso dei locali delle riunioni, 7.000 euro per i proventi della biglietteria della Villa Bernasconi. Ci puoi dire dove sono, scusa, quali sono i documenti? Perché ho fatto un po' fatica a trovare la variazione, capire quali fossero i documenti che sono messi queste cifre nei vari allegati. Scusa, il sindaco. Io non, nel documento non ce l'hanno loro. No, perché lei sta leggendo il testo. Sì. Ma io sto leggendo la variazione che riguarda i vari capitoli di riferimento. Cioè, voi avete la documentazione che ho io. Scusa, ecco, cioè stavolta, scusa sì, che ho interrotto, però se tu ci dici in quali documenti troviamo, perché io mi sono fatta passare i documenti che ci mandate, non si capisce niente, lo so purtroppo, però allora o viene fatta una scheda tipo quella che serve per far capire le varie somme, perché ci sono tutti gli allegati, ma o viene messa una scheda nel deliberando, perché visto che lo dobbiamo votare il deliberando, ho detto almeno fare quello che tu stai facendo di elenco, perché io ho guardato i documenti. Posso dire una cosa, dottoressa, prego. Cogliere, perché purtroppo con la riforma che è stata portata con il 118, ma ancora prima, con questo sistema di bilancio, i consiglieri sono chiamati a vedere le missioni, quindi le funzioni fondamentali di spesa e i programmi che poi dettagliano. E devo dire la verità, non con il bilancio di missione e i programmi poco si capisce di dove finiscono le cose, soprattutto quando ci sono le variazioni di bilancio che si toccano poi delle cifre piccole, quindi si fa veramente fatica a capire. Si potrebbe dire di preparare quando c'è la commissione, magari con la lista oppure con la convocazione, un foglio reticolativo in Excel dove sono considerati i capitoli. Allora è una cosa in più che in realtà è di competenza della Giunta, non del Consiglio, però sicuramente permette a tutti i consiglieri di capire di che cosa si sta parlando. Questo sì, possiamo chiederlo all'ufficio di estrapolare dal programma tanto si può le scrivere in Excel. Certo, cioè, si può anche fare tutto, dottoressa, però dobbiamo anche mettere insieme poi, nel senso che la documentazione che io sto leggendo in quel momento qui, io sto facendo per dare ancora maggiore più trasparenza della variazione che c'è in merito, nel senso che se noi andiamo a vedere il prospetto di spesa di investimento, l'allegato C e l'allegato D, è vero che è complesso, Simone, che è complesso, riguardo anche tutti i consiglieri, si fa fatica a leggerlo. Io la proposta di variazione che ho qua è perché ci tengo a darvi proprio il dettaglio ancora più preciso. Possiamo chiedere agli uffici, magari dottoressa, di farlo per macro aggregati. Nel senso, perché io questo specifico qui io lo faccio per una questione di dire chiaramente come vengono spese le risorse. Chiediamolo, perché magari in alcune delibere anni fa mettavamo, non so, per esempio, che tu devi applicare una quota di avanzo pari a 130.000 euro, come viene utilizzato. Certo, lo so che è difficile. Ad esempio, io l'allegato C l'ho guardato e ho immaginato, ma non so se è vero, che l'avanzo che tu stai impegnando
hai messo forse, okay, però non so se sono certa in quello che ho capito, 30.000, 50.000, Verde della Riva hai aggiunto 50.000, 30.000 nella manutenzione del manutenzione sul patrimonio che fa riferimento impianti, sì, aperture, chiusura, cancelli, cioè questo si riesce anche abbastanza a capire, cioè questo l'ho guardato e ho detto okay. Le altre voci che tu stai dicendo e sono in, cioè, so che è più complesso, esatto, però una scheda del almeno si può pensare anche di mettere insieme questo lavoro qui, non è un senso, non è un problema, l'unica cosa è che quando no, perché altrimenti almeno o venga in commissione il responsabile, non possiamo portare, scusate adesso, però allora faccio un passo indietro e dico scusate se da variazioni io stasera ci tengo a illustrarla perché la sto leggendo punto per farvi capire come sono le entrate, come vengono utilizzate le uscite, ma per dare maggior chiarezza di quello che stiamo approvando stasera in Consiglio Comunale. I documenti allegati sono i documenti che tutti i consiglieri, con difficoltà, dico di sì, perché non è semplice leggere un bilancio, però la variazione di bilancio è propedeutico allo studio. Poi possiamo chiedere agli uffici, magari, però non chiedimi di andare in commissione a illustrare la variazione, perché cioè, la variazione è giusto qua in Consiglio. Magari possiamo mettere insieme questi documenti. Cioè, non ci sono i capitoli come vengono utilizzati a voi. Però scusa Matteo, sì, hai ragione, però allora noi ogni venerdì, prima del bilancio, ci fai trovare nell'ufficio che ci hai messo a disposizione un'ora a disposizione il responsabile che ce la presenti. Cioè non pretendiamo che sei tu a farlo, ci mancherebbe, però allora il responsabile... Prima di ogni, perché siccome le variazioni qui, ed è uno degli aspetti che colpisce, quasi ogni, sono 4-5 consigli in un anno, sto vedendo, ogni volta c'è una variazione. Ma per l'amor del cielo, non sto facendo nessun commento e evito di fare i commenti che potrebbe essere via la giornata, manca la, non mi interessa, non mi piace fare questo tipo di discorso. Però, allora, il venerdì antecedente al consiglio, il responsabile, io chiedo che sia a nostra disposizione per presentarci la variazione, perché mi sembra giusto, perché se no noi veniamo e ti dico io ho guardato i documenti, perché non voglio per partito preso votarti contro, voglio cercare di capire, dico che cosa sta avvenendo e siccome non sono qualcosa ne capisco, ho detto ho fatto fatica, le voci che tu hai detto adesso io non le avevo trovate, hai capito? Cioè quindi non pretendo che sia tu, perché grazie che lo stai facendo qui, però almeno lui viene e ci presenta nella nostra giornata che ci avete messo a disposizione, lo sto dicendo se sono d'accordo, ho detto il fatto che ci presenti le variazioni, tanto sarà 3 volte all'anno, 4, cioè lo può fare il dirigente responsabile. Ecco, chiedo questo. Consigliere sindaco, cioè contiene, perché se no diventa un discorso a due non mi danno. No. Continuo l'illustrazione della variazione, dopo entro nella parte finale. Quindi ero a 15.000 euro di maggiori entrate per i parcometri, 10.000 euro di maggior proventi per l'asilo nido e dicevo 30.000 euro di maggiori entrate per l'affitto dei fabbricati. Poi abbiamo le uscite, perché è questo che poi ci va a interessare, dove vengono poi impegnate le risorse. Come dicevo, ci sono alcuni capitoli che responsabili ormai siamo arrivati a novembre, quindi vengono spostati alcuni capitoli di intervento. Per quanto riguarda le maggiori risorse, tutto visto qua nel dettaglio, entrare capitolo per capitolo e dire dei 130.000 euro dell'avanzo, come viene utilizzato per esempio questo avanzo? Abbiamo messo un capitolo 50.000 euro di incarichi sul patrimonio, 50.000 euro di manutenzione straordinaria che si chiama Verde Riva, ma è il capitolo che fa riferimento alla manutenzione straordinaria del Verde. 30.000 euro li abbiamo messi su quanto riguarda l'utilizzazione del patrimonio che riguarda l'automazione dei cancelli e tutto quello che riguarda l'impiantistica e sono manutenzione straordinaria. 22.000 euro di maggiori integrazioni sui disabili, contributi, 18.000 per le reti di ricovero, quindi persone che hanno dovuto ricoverare in casa di riposo, ricovereremo in casa di riposo, quindi con questo importo. Poi abbiamo messo 10.000 euro in più per quanto riguarda il servizio scuola infanzia, gli studi privati, perché avete visto la convenzione che abbiamo approvato.
e maggiori uscite per quanto riguarda le utenze sia della Villa Bernascon. Poi abbiamo messo 25.000 euro per la promozione turistica, spese di promozione turistica alla fine dell'anno, maggiori uscite per quanto riguarda la dote servizio comune, servizio civile e maggiori spese per gli impianti di illuminazione pubblica pari a 28.000 euro, alcune modifiche sugli straordinari di retribuzione delle aree, quindi spostamento dei capitoli per il personale, perché quando sapete che si arriva alla fine dell'anno, quando si prevede un bilancio, poi alla fine si va a rimodulare le risorse che ci sono. Poi 17.400 euro per la polizia locale, sicurezza e controllo del territorio, che arrivano in parte qui, come sapete abbiamo messo il conto terzi, quindi tutte quelle attività che riguardano eventi non organizzati dall'amministrazione o patrocinati, sono previsti dei costi che pagano terzi. Poi, quasi terminato, utilizzo del parcheggio di Villa Erba e, come dicevo, come ho detto prima, i 30.000 euro che riguardano le sede e manutenzione del patrimonio, i 30.000 diciamo prima dell'avanzo. In totale sono 269.000 euro. Per quanto riguarda questa variazione, come dicevo, le richieste sono arrivate da vari responsabili e poi la scelta politica è stata quella di utilizzare una parte dell'avanzo e rimodulare le spese che c'erano per andare a completare l'anno di CNSS. Quello che possiamo fare, perché l'altra volta abbiamo detto, mi ricordo Simone quando mi ha detto, vedo tante variazioni di giunta e meno variazioni di consiglio comunale, abbiamo cercato di mettere assieme il più possibile, che alcuni sono di competenza di giunta, altri sono di competenza di consiglio, mettere insieme meno variazioni di consiglio comunale. Poi capisco che ho fatto fatica io, dopo tanti anni di consigliere comunale, a capire la parte del bilancio. Capisco che per tutti, credo tutti i consiglieri comunali che sono qui, hanno difficoltà a capire le spese di investimento, le della variazione. Non è da quello che si evince i documenti, ma non è perché non vogliamo o non vogliamo far capire ai consiglieri, ma è così, la norma lo prevede. Se dobbiamo migliorare un po' di più l'illustrazione, ho cercato di farla qua in consiglio comunale. Mi sembrava, ecco, per dare una maggiore, facciamo una verifica con gli uffici e capiamo lì come si può aiutarvi nel vostro lavoro. Io sì, posso? Prego. Una riflessione su alcune voci, perché i responsabili fanno le loro richieste di fine anno, in teoria dovrebbero anche dire mettimi questi soldi, sindaco, perché hanno accolto una vostra richiesta o anche perché loro si accorgono che hanno bisogno di rimpinguare qualche capitolo. L'entrata degli affitti, volevo capire se è quella della caserma o che cosa, 30.000 euro di affitti, volevo capire su che cosa è questa entrata così abbastanza interessante. Poi i 25.000 euro di spese sulla promozione turistica, perché siamo a novembre, mettere una somma così importante a due mesi dalla chiusura del bilancio, vorrei capire un attimino se sono tutti i soldi che sono legati eventualmente al Natale o a che cos'altro. La questione della polizia locale, che non ho nulla contro, visto il fatto dell'attività e anche di quanto Cernobbio per il turismo è incrementato, quindi, però vorrei capire se questi soldi che tu metti in uscita, ma dovrebbero avere copertura, quindi sono soldi che tu sei certo che ci saranno, se sono soldi messi dal comune, o se prevedi che chi affronterà il Natale come eventi sarà lui che paga questa somma, perché mi immagino che durante il Natale la polizia locale sarà super per dall'8 di dicembre in avanti coinvolta non da poco, quindi capire se quei 25, 17 e cos'altro c'era sul capitolo, perché questo tu lo sai meglio di me, cos'altro c'era ancora su quel capitolo, quanto alla fine diventa l'evento Natale. Poi
La manutenzione straordinaria del verde, 50.000 euro, anche lì la richiesta che ti hanno fatto, o avete programmato qualcosa di importante, perché stiamo parlando di manutenzione straordinaria, quindi un qualcosa che avete o voi considerato necessario, urgente da fare, o altrimenti. Io l'altra volta l'appunto che ho fatto è perché le variazioni di giunta sono variazioni d'urgenza, quando dico invece un ente si programma nel caso va in consiglio senza utilizzare quella modalità. Poi mi immagino, per l'amor del cielo, il sociale è sempre un costo non indifferente, quindi basta un ricovero, però su questa voce per la casa di riposo io sarei contenta di fare due parole a porte chiuse per capire questa voce a chi è in capo, perché vorrei anche capire se alla fine i cernobiesi devono mettere dei soldi loro per persone che poi le vediamo avere un tenore di vita che ci chiediamo com'è possibile, visto che mi ricordo che c'è una norma che i figli sono chiamati a rispondere per i genitori nel momento del ricovero. Quindi è giusto che una comunità intervenga se il comune, se i figli non possono e devono dimostrare quei soldi che non sono in grado di coprire, perché forse hanno un mutuo, perché forse hanno più figli, ma se questa voce, visto quello che ho visto nell'ultimo periodo, va a coprire i costi di una ricoverata e vedo che cosa vedo in Facebook legato ai vari figli, penso che lo champagne io non vorrei farlo pagare ai cernobiesi. E quindi qua chiedo, nel caso, visto a porte chiuse, di poterne parlare o in un'altra sede, perché non è neppure giusto che ci siano famiglie che stringono i denti e forse crescono i loro figli con dei grossi sacrifici perché ne hanno forse due o tre e poi ci portiamo in spalla da una vita una situazione dove il comune si prende carico dei costi e di tutti i problemi vari di persone che poi a livello di Facebook spendono, pasteggiano a champagne. Io non pasteggio a champagne, dico, e questa cosa qua va bene, ma allora gli uffici devono forse fare qualche verifica aggiuntiva se questo incremento di costo è legato a quella ipotesi, che comunque richiede un momento di eventualmente di discussione tra i consiglieri senza pubblico. Sì, provo a... Ho segnato un po' tutto quello che mi hai chiesto. I 35.000 euro di entrata sono sponsor. Questi 35.000 euro di entrata in sponsor, come vengono poi utilizzati in uscita? 25.000 euro servono per gli eventi natalizi, quindi illuminazione, tutto quello che è fuori da Como Consorzio Comune Turistica, 10.000 di questi li utilizziamo, li abbiamo messi sul capitolo che riguarda il conto terzi della polizia locale, quindi paghiamo l'attività della polizia locale. Quanto riguarda gli affitti, è perché in sede di bilancio sempre potenzialmente abbiamo messo 150.000 euro, adesso siamo arrivati a introitare queste risorse in più che sono gli affitti dei nostri locali che abbiamo su Cernobbio ed è anche la caserma dei Carabinieri. Non è 30.000 euro la caserma, perché se non vado errato sono 18.000 euro, però mi sfugge in quel momento qua il dettaglio, ma non ho tutto sotto controllo. Per quanto riguarda il mondo del sociale, credimi che il nostro, guardo anche l'assessore Ferradini, il nostro responsabile fa un lavoro davvero scrupoloso, perché quello che tu hai detto, e non voglio entrare, non era neanche la sede per entrare, condivido. C'è un'attività del servizio sociale che monitora questo, quindi può anche essere che l'ente pubblico sostiene la spesa, ma poi nella carica del cittadino, dove non ha, se ha la capacità di mantenersi, si mantiene, se non riesce, il comune fa. Ma questa attività, guarda, io ogni qualvolta arrivano a chiedere un contributo, abbiamo detto, quindi su questa attività, però non voglio entrare, perché come hai detto tu, ne parliamo poi in un momento opportuno. Credo che la manutenzione straordinaria del verde, questa è proprio una volontà che arriva anche dall'assessore Lironi, che ha condiviso con il responsabile, per
ma fare manutenzioni straordinarie che non sono dentro nel contratto in essere che c'è. Quindi, ma no, allora possiamo, assessore, però possiamo stare qua fino anche domani mattina. Oggi, stasera, se ho capito, però Simona, stasera noi stiamo approvando una valutazione di bilancio mettendo le risorse. Cioè, se dobbiamo entrare nel dettaglio di ogni singola spesa, credo che non sia neanche la sede opportuna per stare qui, perché se dobbiamo ogni volta, cioè dovrei avere qui il responsabile che mi dice, guardi, abbiamo messo 50.000 euro, di questi 50.000 euro sono... Matteo, è sempre stato così. Ma no. Scusa, c'erano i responsabili in consiglio comunale? No, adesso, sempre. Sulla variazione. C'erano, a parte che non arrivavano... Io credo di aver illustrato la variazione. Sì, e io... Per favore chiedo all'assessore su una richiesta così, ma di linea di assessore, a grandi linee, cioè io non è che volevo il dettaglio della spesa, sotto l'aspetto del sociale io ho chiesto di parlarne a porte chiuse, qua, non una, cioè su questa voce, scusa perché volevo solo rispondere, però io soltanto in linea generale, se avrà un'idea. Sì, ma allora. Io posso, guarda, scusa assessore, non ti voglio portare via spazio, però perché credo che la variazione di bilancio la costruisce l'assessore al bilancio condividendo con i vari assessori e i responsabili. I 50.000 euro in linea di massima sono le manutenzioni delle piante, quelle dove prevediamo di fare una relazione in merito alla questione del taglio, delle potature che sono non previste nel contratto che c'è in essere, l'implementazione di alcune aiuole che sono in queste condizioni non perfette, tipo la riguarda che c'è a Piazza Santo Stefano, e altre risorse che abbiamo detto, mettiamo questo capito. Poi, se questa sì, no, capito Simona, però... Ma non è paura di avere, perché dopo, fatta questa qua, ti conosco, mi dici, scusa, ma i 25.000 euro che hai messo sul Natale, come le spendi? Va bene. Scusate un attimo, però ognuno intervenga, cioè uno finisce, l'altro chiede la parola, se no vado via, perché... Concedo più di intero in questo consiglio comunale, e diventa un discorso a due. Niente, io volevo solo chiudere, sperando un attimo attenzione. Girando per il paese, ho visto che ci sono alcune situazioni in giro per il paese. Tante piccole manutenzioni da fare in più. È suo dovere. Grazie. Non faccia lo spiritoso, è suo dovere. No, scusate, adesso però, questo è un consiglio comunale. Però non deve provocare. No, okay. Però tu ti chiedi la parola e io ti do la parola. Okay? Volevo stemperare. Questo è il minimo dell'educazione. Prego, assessore. No, ho finito. Io chiudo. Allora, io ho fatto un intervento e ho chiesto la spiegazione di alcuni punti. Non sarei andata oltre a quei punti. Infatti ho detto, sono diversi, ti chiedo di spiegarmi tre punti, perché ho parlato. Quindi non c'era. Il fatto di, su cifre importanti, che ci sia una programmazione mi sembra al minimo. Mi fa piacere che l'assessore abbia, anche tu sindaco, quando hai spiegato sulla manutenzione straordinaria cosa si intende, allora vi chiedo, e questo grazie mi è servito, alcuni cittadini mi segnalano la preoccupazione di alcuni interventi di taglio che volete fare, se è vero, non lo so, e quindi nel caso poi vi chiedo per favore, ne parliamo non in sede di variazione, ma di prendere atto che se è vero, di eventualmente di avere un momento dove ne parlate in consiglio, che farete dei tagli eventualmente a campo solare. Ok, dicono che sono preoccupati perché sembrerebbe che volete tagliare le piante di campo solare della zona dove c'è i tre palazzi. Quindi se all'interno di questo ho detto c'è per caso questo aspetto, nel caso ne parliamo in un'altra occasione, visto che è variazioni di bilancio. Non avrei aggiunto altro, resto che sono convinta del valore dei servizi sociali e mi aspetto che, povero assessore che ha quella delega, ma ha detto col cuore, perché so che è una delega complessa, impegnativa dal punto di vista umano, la domanda che ho fatto comunque, visto che
incrementare di 18.000 euro è una voce importante, ho detto, chiedevo la spiegazione su un fatto specifico. Non ho dubbi che gli uffici lavorano con attenzione, però sto portando alla conoscenza un qualcosa che vedete anche voi, perché penso il sindaco è spesso in Facebook, quindi vede anche lui. Dico il sindaco perché la Mariangela mi sembra meno in Facebook, però io dico, esatto, io dico il sindaco è spesso in Facebook, se per caso mettiamo risorse, non è vero che noi le anticipiamo e poi le chiediamo ai cittadini, cioè, perché una volta che definiamo che i familiari non possono pagare, siamo noi che paghiamo. Allora, rispetto e dignità per tutti i cittadini di Cernobbio, non possiamo pagare noi se poi si pasteggia champagne o si viaggia a un tenore di tutti i giorni, brioche, bar e queste cose, se noi paghiamo. Quindi vi chiedo per favore, in un'altra sede, eventualmente Mariangela mi dà questa risposta. E comunque voteremo contro, perché non perché non crediamo nel valore di alcuni interventi, ma del Natale, ad esempio, lo si sa tutti gli anni abbiamo il Natale, quindi arrivare a novembre per aggiungere delle somme, penso che sia come minimo la previsione di una somma importante, visto che ci stai credendo sul Natale, uso il plurale, risorse importanti, ho detto sia un qualcosa prevedibile, non oggetto di una variazione di adesso. Passo a leggere, ricordo che gli interventi, se devo tirare fuori il regolamento del Consiglio Comunale, devono essere più fiscale, eh? Per cui, cioè, voglio dire, cerchiamo di rispettare anche il regolamento. Il Consiglio Comunale deve, appunto, uno, di approvare le variazioni delle previsioni attive e passive del bilancio per l'esercizio finanziario 2023-2025 per tutte le annualità di cui al prospetto allegato a parte integrante del presente provvedimento, sia di competenza che di cassa. Due, di aggiornare contestualmente il documento unico di programmazione 2023-2025. Anche qua dobbiamo votare, la Giola c'è anche qui, chi vota a favore per favore, 9 voti a favore, chi vota contro, l'opposizione, 3 voti contro, l'immediata seguibilità, grazie, sempre, scusa Matteo, potresti votare? 9 voti a favore, chi vota contro, e 3 consiglieri di opposizione, la delibera è approvata. Sento la parola al sindaco, proposta numero 55 del 10 novembre 2023. Cessione in diritto di superficie del mappale 6326 alla società di distribuzione Posa Cabina Secondaria di Trasformazione ed opere accessorie. Sì, grazie Presidente. Ma, come sapete, la frazione di Ravenna è carente dal punto di vista di implementazione elettrica. Sapete che quando c'è forte vento, quando ci sono delle intemperie, salta la corrente nella zona centrale di Ravenna. Dopo un confronto con la società di distribuzione, quindi la distribuzione SPA, ci ha proposto di realizzare nel parcheggio sottostante il cimitero di realizzare una cabina Enel. La cabina Enel, giusto per dare un po' di certezza e sicurezza a tutti i consiglieri, non portiamo via posti auto, perché è all'interno di un'area. Abbiamo finalmente sistemato la situazione che era ferma da un po' di anni, cessione delle aree, quindi abbiamo acquisito tutte le aree che faceva riferimento alla realizzazione del parcheggio e stasera intendiamo concedere il diritto di superficie di una parte del mappale per realizzare questa cabina elettrica. La cabina elettrica, come dicevo, serve a implementare
l'esigenza che c'è, perché, come dicevo prima, e quindi stasera chiedo di approvare questa congiunzione di due superfici nel mappale 6326, che è quel mappale, giusto per far capire anche ai consiglieri, che c'è allegata la planimetria, e quando si arriva dove c'è l'oratorio di Ravenna, si scende verso i parcheggi e rimane sul lato sinistro. E questo permette, come dicevo, di creare questa servitù a favore di Enel, ma anche per portare, credo, un servizio alla frazione, perché anche con le nuove costruzioni che continuano ad arrivare, Enel ogni qualvolta chiede di realizzare una cabina elettrica. Abbiamo fatto questo incontro e mi ha detto: bene, chiediamo di portare una elettrica che non serva solo ogni qualvolta al potenziamento di una nuova abitazione, ma serva a tutto l'abitato, perché sapete che a Stravalle, quando c'è il forte vento, salta questa cosa. Poi lì ci abbiamo messo un po' di tempo, perché poi ancora quando c'è stata la frana nel 2019, che era saltata poi la corrente, ogni volta che c'è un'alluvione è saltata la corrente, abbiamo scritto a Enel e ha detto: adesso basta, mettete implementazione del servizio, perché non posso ogni qualvolta che c'è un problema che salta la corrente, che poi arriva da Piazzola, c'è un giro che è contorto. Ho scritto una lettera ai tempi dell'alluvione e siamo arrivati adesso ad avere un po' questa situazione. Quindi stasera noi vogliamo consentire i diritti di superficie per realizzare questa centrale. Piazzola, prego. Grazie. Vorrei brevemente risultare abbastanza incisivo quanto deviante, perché, piccola parentesi, come diceva prima il consigliere Saladini, l'articolo 37 del regolamento, si può anche fare sedute private, chiuse, senza il pubblico, per temi sensibili e particolari, quindi il Presidente è sempre oggetto di Duomo e non prende mano il regolamento. In questo caso specifico, il regolamento prevede che le commissioni comunali ordinarie per una convocazione di 5 giorni straordinarie di 3, tutte le volte sistematicamente, magari per tattica o qualcos'altro, ci troviamo sempre ad avere i 5 giorni proprio precisi bruciati per le convocazioni. Quindi, a proposito di questo argomento, non ho usato, perché l'ufficio tecnico è abbastanza operato dalle mie richieste, devo ammetterlo, lo ringrazio, né in quella documentazione che è arrivata non c'è alcun progetto, alcun disegno di quello che Enel andrà a mettere. Ovviamente è stato mandato un estratto di catasto dove non c'è una via, non c'è niente. Sono riuscito a capire dove eravamo collocati grazie al documento di proposta della delibera, dove veniva evidenziata la via, e quindi si è potuto risalire a quello. Io vorrei dire che non metto in dubbio la necessità di un supplemento energetico per la zona di Ravenna, di Stravalle, assolutamente necessario, ma mi preme un attimino porre in attenzione, avendo anche tra l'altro un membro della Commissione Paesaggio in sala, che queste cabine che vengono montate sono il catalogo degli orrori. Quindi noi ci troveremo ad avere, in una collocazione che è stata trovata non si sa in quale modo, una cabina probabilmente standard di ultimissima qualità, scadente, senza schermature, senza niente, collocata lì all'ingresso di un parcheggio, dove in un domani qualsiasi amministrazione voglia ampliare il parcheggio o fare un silo su altri interventi, avrà in mezzo le scatole, perdonatemi il termine, questa cabina, che oltre a essere brutta sarà sì utile, ma sarà collocata lì in un modo totalmente utile, ma senza alcuna accortezza e alcuna attenzione. Probabilmente trovare una collocazione più adatta, schermata, con dell'attenzione paesaggistica, anche qua non sappiamo nessun parere da parte della paesaggistica, non voglio la sovrintendenza perché assolutamente non c'entra, ma quantomeno un canone urbanistico estetico per l'installazione di queste cabine sarebbe doveroso, è sì necessario, ma siamo nel 2023, possiamo anche ambire a qualcosa di meglio. Grazie. Grazie Presidente. Io ringrazio il Sindaco, perché comunque quello che lui ha detto è effettivamente la realtà. Cioè, a Ravenna abbiamo questa situazione, quindi volevo, sembrerebbe, da quello che hai detto, che verrebbe risolta con la cabina, perché noi abbiamo una fascia che prende la corrente arrivando da Piazzola, una fascia che
che non si sa, che resta spesso, salta quella e il resto del paese ha la luce. A noi è capitato anche di dover mettere delle, dare delle stufette a delle persone anziane, perché per il fatto è un vecchio impianto, probabilmente quello che arriva da piazzola, per diversi giorni siamo stati in pieno inverno senza corrente, quindi siamo intervenuti, mi ricordo, con delle stufette per le persone anziane. Quindi sicuramente una cabina a Rovella ci vuole, penso sarà vostro il compito di definire se quello è il mappale più idoneo e migliore, considerando che, se non sbaglio, era parte del nostro programma, ma anche il sindaco attuale ha parlato in questi termini, quello è il parcheggio da raddoppiare. Quindi la situazione è nata, che soddisfava la comunità, adesso oltre alla comunità che comunque aumentano i numeri delle auto, stanno aumentando anche i turisti che vengono non solo più nei fine settimana, anche durante la settimana a farsi le camminate verso il Bisbino, quindi il considerare attentamente la collocazione sia fatto tenendo presente che lì è l'intervento più semplice di raddoppio del parcheggio, senza un grosso costo economico come opera pubblica, e quindi che questo manufatto non vada a, eventualmente a rendere difficile e non possibile questo il raddoppio. L'invito che chiedo di prestare, noi voteremo a favore, ma di prestare attenzione se è quella effettivamente il mappale giusto. Sì, Andrea, noi stasera andiamo in Consiglio Comunale a concedere il diritto di superficie. Non andiamo a approvare un progetto esecutivo di un'opera pubblica. Stiamo concedendo un diritto di superficie. Detto quello, credo che prima di arrivare a portare un documento in Consiglio Comunale e di portare tutto l'intero Consiglio Comunale ad approvare questa concessione di diritto di superficie, abbiamo fatto le valutazioni con Edistribuzione, che è l'interlocutore che già, vi dicevo, tempo fa aveva sollecitato questa cosa, di realizzare una cabina, perché è l'unica soluzione che c'è. Poi, per quanto riguarda il manufatto, sono dei manufatti previsti dalla legge. Non è che possiamo pensare di fare una cabina 2x2, rossa, gialla, blu, verde. Lì sarà poi in merito a quello. Ricordiamoci che sono degli impianti pubblici. E qui entra in merito tutta una normativa che magari non può essere soddisfacente, ma questi sono, permettete, un po' liberi di fare quello che la norma gli consente di fare. Abbiamo trovato questa area, che è l'area in cui porta via meno spazio possibile, che non porta via parcheggi, perché anche pensando di realizzare, sempre se la norma ce lo consente, perché siamo in una fascia di rispetto cimiteriale, quindi per poter realizzare dobbiamo anche valutare tutto, abbiamo cercato di mettere in una zona dove non dà fastidio e non porta via spazi. Questo poi ci permetterà di portare anche, per quanto riguarda l'implementazione con le colonnine, tutta questa attività, perché avendo poi una cabina, questo ci può aiutare a fare tutte le valutazioni possibili. Abbiamo cercato di lavorare con Enel per mettere in altre soluzioni, ma non ce ne sono, nel senso che la cabina è individuabile in questa zona. Non so se c'è ancora, ma se andate a vedere sul posto è stato proprio fatto uffici uscire con Enel per fare una valutazione se effettivamente lo spazio concesso, che vi dicevo, quando si scende dalla rampa, sul lato sinistro ci sono i tre, è proprio in quel pezzettino che c'è di riferimento. Abbiamo cercato di trovare l'area più ottimale possibile. E poi, ecco, sul mondo qua, ecco, credo di aver illustrato un po' il tutto, come dicevo. Ringrazio il sindaco, certamente ho coscienza che esistono delle norme, tutta una parte tecnica ad hoc sulla tipologia, ma siccome tanti paesi d'Italia, non lontani da Chernobyl, riescono a fare i lavori fatti con un criterio, con scienza, magari anche più difficoltà per trovare la soluzione ottimale, loro possono, anche noi potremmo dire qualcosa di più. Grazie. Grazie a lei. Passo a leggere. Il Comune di Libera, punto 1, di approvare
La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Due, di consentire la concessione del diritto di superficie alla società e distribuzione del mappale 6326, via della libertà, area urbana di metri quadrati 80, di proprietà comunale, per la posa di una nuova cabina secondaria di trasformazione ed opere accessorie, al fine di migliorare il potenziale della propria rete di distribuzione a media bassa tensione sul territorio e contestualmente soddisfare le nuove richieste di connessione per forniture passive e attive. 3. Di accordare a favore di distribuzione SPA servitù inamovibile relativa agli elettrodi in cavo interrato 15 kW su parte dell'area distinta con i mappali 6326 e 5842 e altresì individuate con i mappali 6326 e 5842 su Valdiano 1 al fine di consentire l'allacciamento della nuova cabina alla rete esistente. 4. Di prendere atto che il mappale di qui sopra sarà ceduto dal comune ad Enel Distribuzione con diritto di superficie per un corrispettivo proprietario di euro 1100 che Enel Distribuzione verserà nelle casse comunali al momento della stipula dell'atto. Le eventuali spese di frazionamento, allineamento catastale del terreno e le spese notarili per la costruzione del diritto di superficie tra Comune di Cernobbio e Distribuzione SPA non saranno a carico del Comune di Cernobbio. L'edificazione della cabina potrà essere realizzata in deroga ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 del 2005. Del 05. 4. Di autorizzare il responsabile dell'area del servizio risorse finanziarie, dottor Claudio Della Torre, ad intervenire alla sottoscrizione dell'atto notarile e di ogni atto conseguente alla presente deliberazione. 5. Di dare atto che sono stati acquisiti pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi rispettivamente dal responsabile dell'area territorio e dall'area. Dal responsabile dell'area delle risorse finanziarie, sensi l'articolo 49,1 e l'articolo 147 bis del decreto legislativo 267-2000. Doppia votazione anche qui, grazie. Chi vota a favore? 9 voti a favore, 11 voti a favore, chi vota contro? Chi si astiene? Cartola si astiene, immediata eseguibilità, grazie. 11 voti a favore, contrario Gazzola. Posso anticipare. Grazie. Passiamo alla mozione numero 57 del 15 novembre della lista Progetto Cernobbio. Ad oggetto istituzione del servizio Pulmino del mercoledì mattina. Non so se Simona o Eva. Grazie Presidente. Sono contenta comunque che siamo arrivati al settimo punto, impiegando e dedicando i punti non più di 12 minuti e 85. Volevo dirtelo perché fare un, visto che tu dici rispettiamo i tempi, fare un consiglio arrivando al settimo punto, discutendo una variazione di bilancio, impiegando per ogni punto 12 minuti 85, io non l'ho mai vissuto in vita mia, non ho avuto questa fortuna nei tempi passati di chiudere, a parte prima di arrivare a questi, alle 21.49, togliendo 10 minuti per le dichiarazioni preliminari, perché sono state importanti, anche un quarto d'ora. Quindi ti dico, Presidente, che possiamo anche parlare un po' di più sui punti, perché 12 minuti 87 Cavadini può fare i salti di gioia, no? Ok, adesso discuto la mozione, se no la Presidente mi tira le orecchie. No, non tiro le orecchie, che il Presidente è invecchiato, lo sai, no. L'hai detto tu, no? Però invecchiando tu dici una certa esperienza, per cui i consigli comunali alla fine della fiera, cioè voglio dire, durano meno, ma sono anche incisivi, cioè voglio dire.
siamo qua a fare le 2 del mattino, Simona, come facevamo una volta, senza citare chi c'era in maggioranza e in opposizione, eccetera, eccetera. Probabilmente il presidente, oltre che vecchio, è diventato più esperto. Prego. O più bravi noi a rispettare i tempi. Ok, bene, no, scusate, tanto per... istituzione servizio pulmino del mercoledì mattina. Premesso che il servizio di pulmino del mercoledì è già stato suo tempo istituito negli anni in cui l'attuale sindaco era parte della maggioranza in carica. Considerato che il territorio di Cernobbio ha morfologicamente un'estensione verso la montagna e che tante frazioni e vie sono raggiungibili con piccoli mezzi, considerato che il servizio pubblico dei trasporti utilizza mezzi che non permettono di raggiungere tali zone, considerato che la popolazione anziana di Cernobbio si ritrova a scendere o salire a piedi dovendo portare i pesi della spesa fatta, considerato che il servizio pulmino permetterebbe di raggiungere il centro per l'acquisto di farmaci o per lo svolgimento di pagamenti eccetera presso l'ufficio postale, comune o banche, considerato che il servizio pulmino avrebbe un risvolto di importanza sociale per la comunità, che il servizio pulmino sarebbe anche di supporto all'attività turistica perché permetterebbe ai turisti che hanno scelto alberghi o B&B nelle frazioni potrebbero beneficiarne per scendere a visitare il nostro mercato senza utilizzare le auto, tale servizio aumenterebbe la presenza dei fruitori e quindi tutto questo andrebbe a beneficio anche degli ambulanti. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a trovare in sede di elaborazione del bilancio previsionale 2024 le risorse utili a garantire il ripristino del servizio di pulmino nel mercoledì mattina, giorno di mercato. Il gruppo Progetto Cernobbio, e abbiamo sottoscritto, l'ho firmato io, ma è stata sottoscritta e voluta anche dall'assessore Baglio. Ma scusate, il consigliere Baglio, una volta, scusate, è un refuso proprio questo, perdo anch'io i colpi. Allora, quindi c'era, poi so. Perché è girato un volantino a un certo punto che c'era un accordo con la Croce Rossa per quel tipo di servizio, però o non è stato capito, non ben pubblicizzato, o se è un servizio a richiesta è completamente diverso da un servizio di cui, come veniva fatto in passato, si diceva il servizio c'è in questi orari di discesa e di risalita in questi orari. Quindi la gente ne prende nota come per il servizio pubblico e lo utilizza, perché penso che di questo aspetto sicuramente la frazione che ne ha più la necessità è Piazza Santo Stefano, perché quando dovete salire, andare su per andare verso Piazzola, dove sono le ultime case, non dico quelle già quando stiamo salendo, ma se pensiamo da Gentrino, ho detto, diventa comunque il bus lascia la persona, sappiamo benissimo, in salita lì vicino all'incrocio verso il cimitero, per dire pensate a quanta strada, o chi deve andare in via per la Svizzera, perché comunque forse ha il vantaggio che ha meno salita di chi sale a Gentrino, però le borse da portare, ho detto, sono pesanti. A Rovenna, bene o male, il mezzo arriverebbe in piazza come arriva dalle altre parti, ma è anche vero che quelle 2 corse in più che si era messo a suo tempo permettevano di poter scendere e risalire con degli orari diversi rispetto alle canoniche risalite in tarda mattinata del servizio pubblico. Quindi l'invito è quello. So benissimo che rappresenta un costo, so benissimo anche che nel caso c'è la necessità di un bando e non di una trattativa, forse di, però adesso è possibile anche farlo in trattativa visto gli importi. Come vi dicevo prima, ci sono delle scelte politiche che non sono solo finalizzate ai soldi o al ritorno economico, ci sono delle scelte dove si mettono lì questi soldi perché la risposta alla comunità è molto più importante
E poi c'è anche l'aspetto dei turisti, se guardiamo. Quindi l'invito che noi come gruppo stiamo facendo a tutti i consiglieri è quello di votare questa mozione, perché avrebbe comunque un risvolto sociale importante, per, specialmente per gli anziani, perché l'ho fatta sentendo anche le persone anziane che ne sentono la necessità. Altrimenti facciamo così: un mercoledì io da buona donna faccio la spesa al mercato, poi prendo il Matteo, che non è abituato a camminare perché di solito va in macchina, andiamo in bus, in corriera fino a piazza, scendiamo come scendono le persone e saliamo fino a Gentrino, così almeno facciamo la prova e riusciamo forse a capire anche quant'è realmente la fatica delle persone che salgono fino a là. In questo modo arriverebbero più gente in ambulatorio, ma prima, ragazzi. Una mozione si può votare, si può, eccetera, si può emendare. Io adesso lo approvo al sindaco, penso che voglia dire qualcosa. Sì, grazie Presidente. Ma allora, ricordo di questo pulmino, perché sicuramente era un servizio che serviva, un servizio fondamentale, perché, come hai detto tu, nella zona di Ozzino, Gentrino, via Bella Svizzera, pullman di linea, quindi SF non fa questo servizio. Abbiamo iniziato a farlo, ma proprio poco tempo, perché nel 2020 abbiamo attivato un servizio sperimentale che era solo per Rovegno, con la Croce Rossa. Abbiamo iniziato il 15 gennaio, l'8 marzo, neanche tempo di pubblicizzarlo, è arrivato il Covid, quindi tutto sospeso. Abbiamo attivato quest'anno sperimentalmente per un mese, facendo un accordo anche con gli altri comuni, il servizio turistico La Vetta, che andava da metà agosto a metà settembre, che andava da Cernobbio negli altri due e tornava indietro. Quello che vorrei cercare di fare, nel senso che credo che questo servizio pulmino sia fondamentale, nel bilancio 2024 delle risorse ci sono. Quello che però vorrei cercare, ma in maniera... Basta tu, Matteo. Così? Sono la bottega a fianco. Tiro giù. Così mi sentite? Le risorse ci sono per questo servizio pulmino, che è fatto oggi con Hauser e Croce Rossa, che non è pubblicizzato in maniera così evidente. Quello che possiamo cercare di fare, e chiedo a tutti i consiglieri comunali, cioè, la nostra intenzione è di votare questa mozione con delle, diciamo, emendamenti, con delle modifiche che si possono essere accolte. So che avremmo dovuto magari condividere prima questo percorso per arrivare magari a stasera. Quello che chiediamo è togliere, quanto riguarda il servizio pulmino, sarebbe anche il supporto attività turistica, quelle tre righe qua, perché vorremmo concentrarlo effettivamente per il servizio del mercoledì mattina per i nostri anziani, o per tutti coloro che lo vogliono utilizzare. E l'altra cosa è, io non metterei a trovare in sede di elaborazione del bilancio, perché il bilancio, avendolo già adottato in giunta e poi andrà in consiglio comunale, però questo lo volevo condividere, a trovare in sede di prima variazione utile del bilancio di previsione 2024, le risorse utili, perché oggi le risorse utili, quindi per garantire questo servizio con Hauser e Croce Rossa, ci sono, non solo in maniera esponenziale. Quindi non vuol dire che mettiamo un servizio, cioè che continuiamo a fare questo servizio con 18 posti, è un pulmino 8-9 posti. Manca la comunicazione, perché effettivamente la gente non sa che c'è questo servizio, quindi non lo utilizza. Quello che volevo cercare era dire, è un servizio che, dico, in più al servizio pubblico, perché infatti l'altra cosa che dicevo con l'assessore Ferradini e poi con ASF dovremmo fare un incontro per capire effettivamente la pullman di linea, che il servizio fa, che l'abbiamo già verificato, magari potenziare anche questo e quindi implementare le due cose messe assieme, perché il vero problema, come dicevi, è Ozzino, via per la Svizzera, a Rovegna si può vedere sulla fascia oraria, però effettivamente questo potrebbe aiutare a andare a fare questo. Quindi la proposta che vorremmo sottoporre l'approvazione della mozione è togliere quindi quelle tre righe che riguardano il servizio pulmino.
Quindi la nostra proposta è: togliamo questo qui turistico nella come si chiama, a trovare in sede di variazione del bilancio di previsione 2024 risorse utili a garantire il ripristino del servizio di pulmone per il mattino e giorno di mercato. Questa è la proposta che vorremmo fare. E per fare l'elaborazione del bilancio? Sì, sì, ma sono, l'accettiamo senza nessun problema, perché lo scopo era sociale, abbiamo aggiunto l'aspetto turistico per rendere più completa la giustifica, anche la motivazione, perché ho detto poi la questione dei in sede di variazione, per l'amor del cielo, l'atto è di giunta già approvato, quindi può essere soltanto modifica, cioè poi nella prima variazione utile, quindi noi siamo d'accordo sul fatto di approvare queste due modifiche. La cosa che chiedo, ma con tutto il rispetto di Croce Rossa e Hauser, è forse importante invece trovare un soggetto che riesca a garantire questo tipo di servizio, anche prevedendo un costo contenuto, perché, ma che sia un servizio che diventi o la SP, il servizio pubblico, la società pubblici trasporti, ci dà un mezzo più piccolo, che potrebbe essere un 12 posti come mezzo, che allora salirebbe senza problemi, ho detto, o altrimenti un soggetto privato, perché le altre due realtà hanno una funzione completamente diversa e penso che il garantire la loro corsa in un orario fisso, però dico, se sono disponibili a farlo, per l'amor del cielo, essendo in realtà di qua. No, ecco, in aggiunta a quello che si diceva, perché poi qui c'è il mondo, che credo giusto per far chiarezza a tutti, abbiamo l'agenzia del TPL, quindi il trasporto pubblico, perché oggi ASF, che è il gestore, dobbiamo lavorare insieme a loro per valutare questo, perché in modifica l'anno prossimo il nuovo, diciamo, il potere con il nuovo trasporto pubblico locale. Quindi noi vogliamo correre per fare in modo di dire Hauser e Croce Rossa, che oggi hanno già in convenzione con noi questa cosa, miglioriamo la comunicazione. Capiamo subito qual è l'esigenza e facciamo la variazione per mettere le risorse e valutare come fare, lavorando con tutti gli interlocutori, perché se no, come dicevi, magari, perché sentendo ASF, può essere che la nostra mezzo di linea, quindi mezzo di servizio, magari fa degli orari che gira un vuoto, o ci sono dei momenti che è stracolmo, quindi questo ragionamento lo stiamo facendo insieme a loro entro l'anno, quindi perché è un problema che era già emesso da tempo, questo, anche se ASF poi ovvio fa il suo interesse, lavoreremo col TPL per ragionare anche sull'implementazione, perché il problema di queste nelle frazioni ce l'abbiamo, quindi magari si può, come abbiamo fatto l'altra volta, attivare questo servizio sperimentale e capire come migliorarlo e inserirlo poi magari nel servizio del trasporto pubblico. Sindaco, una domanda, ma vuol dire, in funzione della vostra analisi, aggiungiamo una corsa o due, no, non dico con la società, che sia la società o che sia soggetto privato o associazione, con degli orari stabiliti, in modo tale che le persone sappiano che in quell'orario ci sarà o il mezzo della Croce Rossa o il mezzo della Hauser o il mezzo privato che sarà presente alla 8 ore per fare la discesa e la salita. Ok, grazie. Quindi. Allora, se avete il testo della, sì, della mozione, togliamo praticamente il punto, il servizio culmino sarebbe anche di supporto all'attività, sì, turistica, togliamo tutta la frase, sì, ok? E impegna il sindaco la giunta se non a trovare in sede di elaborazione della prima relazione di bilancio 2000, le risorse utili a garantire al posto nel bilancio previsionale eccetera eccetera ripreso eccetera eccetera. Allora, dobbiamo votare innanzitutto la modifica, l'emendamento alla mozione. Chi vota a favore? Unanimità. Sono astenuto, eh?
E a questo punto votiamo la mozione emendata. Chi vota a favore? Unanimità. Nessuno astenuto, nessun contrario. Dottoressa, le do preso atto, comunque ho letto quello che sono le variazioni. Punto 9, proposta numero 60 del 17/11/2023, interrogazione della lista progetto Chernobyl in merito alla croce dell'uomo, proprietà e finalità, un bene da tutelare. Prego. Sì. Prego, consigliere. Presidente. Prego, assessore. No, stavo dicendo assessore. Stavo dicendo anche allora. La croce dell'uomo rappresenta per la comunità di Chernobyl, in particolare per quella di Piazza Santo Stefano, un luogo caro e ricco di legami con il passato, un luogo della memoria e della fede, un luogo da tutelare. Oggi è diventato anche un luogo di richiamo turistico per la bellezza del posto, per chi ama salire in bicicletta o percorrendo i piacevoli sentieri. È luogo di collegamento trasfrontaliero, vista la vicinanza con la Svizzera e visto i piacevoli personaggi realizzati in legno che abbelliscono il percorso. Realizzati gratuitamente da un cernobiese che ha dedicato anni alla manutenzione gratuita dei luoghi. Da come si evince dalle innumerevoli recensioni avvenute in passato ed anche recentemente su riviste turistiche di carattere nazionale e siti internet, questo incantevole sito, situato sul nostro territorio, è diventato una meta di parecchie famiglie nonché di turismo internazionale. L'anno prossimo, inoltre, a luglio, incorre i 100 anni. Che i 100 anni dal 1924 della chiesetta che era stata fatta da piazzesi, da operai piazzesi, da cittadini praticamente abitanti residenti a Piazza, è stata fatta la croce dell'uomo. Si chiede al sindaco o all'assessore di riferimento quanto segue chi è, di relazionare se è stata chiarita l'effettiva proprietà. Ci riserviamo nel caso di depositare documenti in sede di consiglio utili a contribuire alla definizione di questo aspetto. Di relazionare quali azioni di tutela, salvaguardia, promozione intende avviare l'amministrazione, visto che ad oggi le cartine regionali, da me viste in regione, escludono i sentieri del nostro comprensorio, di relazionare su quali iniziative intende organizzare in vista del centenario e di relazionare se tale patrimonio rientra tra i beni ad uso pubblico e di garantirne quindi la fruibilità con la messa in sicurezza con recinzione eccetera del mappale 2484. Visto quanto è accaduto nel 2014, siccome nel 2014 una bambina era cascata dal muro che praticamente è prospiciente alla croce, va bene? In materia di tutela ambientale. Grazie. Mario, prego. Okay. Io ti do un minuto, ti do anche la presidenza. Grazie. Allora, rispondo subito alla prima domanda, se l'effettiva proprietà. No, ad oggi non sappiamo di chi è l'effettivo proprietario. Dalla misura dei terreni risulta intestato ad ente urbano, quindi è sconosciuto. Però risulta anche il mappale indicato risulta di pertinenza della cappella. Poi, fa piacere, magari ci confrontiamo sui documenti che abbiamo noi, che sono stati raccolti dagli uffici, magari con quelli che se hai tu, possiamo vedere di capire se c'è qualcosa in più in base a quello che è stato invece trovato dagli uffici. La ricerca era partita già dal 2016 è stato trovato un estratto catastale del 12 agosto del 1943 di frazionamento del terreno. E lì c'è un'annotazione che dice diviso per costruzione di chiesa da intestarsi al comune. Però di fatto non si è trovato nessun atto di proprietà del comune, quindi non c'è un atto di passaggio di proprietà al comune. A questo punto è stata interpellata anche la curia, di fatto, perché poi c'è la cappella, come abbiamo detto, la cappella è su questo mappale, la curia non ha più risposto, non ha mandato risposte. Quindi quello che è stata fatta la ricerca, che poi magari ci confrontiamo, di fatto non permette di risalire al proprietario. Potrebbe essere sì che l'intenzione del Cassino, no, della Torre Giuseppe, mi sembra, era stata quella di donare, poi, cioè di dire facciamo una cappella e poi la prende il comune, però di fatto non c'è un passaggio. Anche in virtù di questo, di fatto non è ad uso pubblico. Perché non è di proprietà del comune, ma non c'è neanche nessuna scritta ufficiale in cui dice che è servito ad uso pubblico. Quindi di fatto
è di nessuno, tra virgolette, perché è interurbano. Quindi quello che possiamo fare, e che io avevo già fatto nel 2020 con la responsabile Sabrina Mastro, poi quello che è successo, insomma le priorità sono diventate altre, era interessare magari anche la curia o comunque la parrocchia per cercare insieme di trovare una soluzione a chi effettivamente è responsabile, perché c'è una responsabilità comunque della recinzione che può essere pericolosa, pericolante, quindi quello che possiamo fare è con la curia cercare, insomma, con la curia o con la parrocchia di capire un attimo, insomma, di risolvere anche questa situazione. Questo per quel che riguarda la proprietà e la prima domanda. Per quello che è la sentieristica regionale, io sinceramente non so in regione tu cosa sei andato a vedere, perché se apri il sito della rete escursionistica della Lombardia, se vuoi c'è un estratto qua in 3D, i principali sentieri del comune di Cernobbio sono lì mappati. Ci sono anche i segnavia del CAI, quindi i principali ci sono, poi quelli minori ovviamente non sono tutti compresi, anche perché per entrare nella rete escursionistica lombarda i sentieri devono avere determinate caratteristiche, che non tutti possono essere, cioè possono essere inseriti lì. A tal proposito, settimana prossima abbiamo un incontro in comunità montana col responsabile del CAI della sentieristica lombarda, che vuole appunto relazionare, è un incontro che era già stato programmato, che ci relazionerà sullo stato dell'arte di quello che è tutto il compressorio, la rete del Belle. Quindi andrà a poi a identificare i sentieri che sono già mappati, quelli che sono in fase di mappatura e che verranno poi inseriti nella rete. Comunque, Regione Lombardia, rete escursionistica della Lombardia, lì si trova tutto, quelli che sono, non sono tutti come ho detto, perché quello della Croce dell'Uomo ad esempio è un sentiero di quelli mappati che sono presenti. L'altra cosa che stiamo facendo, e comunque stiamo lavorando sempre con Comunità Montana e il GAL dell'Ario, nel triennio 24-27 Regione Lombardia ha assegnato dei fondi per 4,5 milioni di euro proprio sulla promozione del territorio, quindi con loro, come abbiamo fatto in passato, come abbiamo fatto l'anno scorso, che abbiamo portato a termine il progetto Cernobbio Trail con la sistemazione e la segnaletica su tre percorsi di sentieri nel territorio. Adesso andremo a gennaio a sistemare anche il sentiero dell'Oriera, sempre rientra in un progetto fatto col GAL, e con loro andremo poi a implementare la rete sentieristica, andare a sistemare i tratti quelli più rovinati e a implementare la segnaletica. Però anche la segnaletica deve rispettare determinate prescrizioni, e questo l'incontro di settimana prossima sarà anche per chiarire queste problematiche. Per il centenario, allora sinceramente il centenario è della cappella, quindi di fatto è una cosa credo più della parrocchia e della chiesa. Noi saremo ben volentieri, collaboreremo, potremo sistemare il sentiero, pulire, preparare la pulizia, però ci confronteremo sicuramente con Don Natalino per vedere quello che potrebbe essere l'aiuto dell'amministrazione ad organizzare qualsiasi cosa in vista del centenario. Allora, ti ringrazio, assessore, ringrazio per quello che è il discorso legato alle cartine regionali e alle precisazioni. Mi sento però di dirti che da quanto mi risulta, lo depositerò agli atti, il mio possesso, quello che ho qui in mio possesso, addirittura del comune di Piazza Santo Stefano, del 13 ottobre del 1943, che testimonia appunto da parte della torre Abbondio Fu Clemente, va bene, il fatto della costruzione di chiesa, della chiesa da intestarsi al comune di Cernobbio. Allora, mai nessun atto poi è stato fatto probabilmente dalle precedenti amministrazioni, compreso eventualmente, era passato tutto in secondo ordine. Detto questo, la volontà di chi è il proprietario mi sembra abbastanza esplicativa su questo atto che poi adesso depositerò e lo darò alla dottoressa Cavalieri. Tra le altre cose, quello che dice in merito al fatto del discorso della Chiesa, ci si rimpalla sempre tra Chiesa e Comune poi il fatto della responsabilità. Guarda che secondo me bisogna fare attenzione veramente seriamente, cara grazia, che ci siano persone che poi si diano da fare per quello che è il discorso legato a, il problema poi che dopo però le responsabilità ricadono su chi ha fatto i lavori. Allora credo che siccome è un bene che secondo me è da tutelare, in quanto dei siti e anche delle riviste che ho visto, mi sembra su Panorama,
il fatto che comunque sia hanno dato ampia pubblicità al nuovo, io credo che ci sia un attimino da metterci un attimino la testa su quello che sono i passaggi eventualmente da fare sul fatto anche come patrimonio del Comune di Cernobbio, perché comunque il fatto che la Chiesa si vada ad arrogare di essere proprietaria, non sta nel cielo in terra, c'è un documento della Chiesa stilato da un padre della Chiesa, da Don Bruno, che dice che è proprietario. Allora non va bene che ci siano delle cose depositate, va bene, come questa, che danno e si vanno ad arrogare del fatto che siano proprietari del posto, sì, del luogo. Perché poi dopo ne va anche di quello che è il fatto della responsabilità di chi siano poi, quando è successo nel 23 luglio 2014, che la bimba è caduta giù, se la bimba succedeva qualcosa di diverso da quello che poi non è successo, le responsabilità poi se rimparano la Chiesa, chi ha fatto i lavori, il Comune, poi di chi è poi. Credo che per un discorso legato a un luogo sia sacro che come patrimonio, che come turismo, da poter eventualmente utilizzare anche dal punto di vista turistico, visto e considerato che sembra che sia te che io andiamo spesso in quel luogo e quindi sappiamo quanta gente ci e quanto flusso ci sia, prima che succeda qualcosa di veramente serio, forse è meglio metterci la testa su quello che sono gli atti che sono intervenuti e che mai sono stati portati a termine. Soddisfatto? Sì, sono parzialmente soddisfatto per quello che è il discorso legato a quello che ho detto. Che stai tenendo. È da definire comunque la questione. No, allora, numero 10, interrogazione sempre della lista progetto Cernobbio in merito all'operazione immobiliare Mondelli, via Mondelli, angolo via Dormitori. Prego, grazie Presidente. A Piazza Santo Stefano, in via Mondelli, angolo via Don Minzoni, è in fase di realizzazione un'operazione immobiliare ad alto indice di edificabilità e male inserita nel contesto ambientale ed urbanistico, visto la particolarità del luogo. Si chiede al sindaco, all'assessore di riferimento, quanto segue: di relazionare sull'operazione in essere, di relazionare se la distanza delle vie indicate dalle vie indicate sono state rispettate o se tale operazione è stata concessa autorizzazione in deroga, visto la realizzazione anche di scalette in uscita dai vari appartamenti nelle piccole aiuole verso il lato strada via Mondelli, di relazionare sulla proprietà della piazzetta e nel caso di proprietà privata se è stata acquistata, se necessaria, la convenzione tra le parti. Allora, stiamo parlando di un'operazione oramai in fase avanzata, quindi non è che possiamo intervenire a demolire. È anche vero che eventualmente il mantenere determinate distanze, che io ci sono tornata, continuo a riguardarmi le misure, lì non ci sono le misure tra il fronte strada e la proprietà, quindi se non fosse stata concessa la realizzazione non rispettando queste misure, ho detto quella volumetria, anche se la proprietà aveva quella volumetria, non avrebbe potuto utilizzarla tutta. Quindi è forse questo l'aspetto importante sul quale c'è da chiarirsi: come mai è avvenuto che a oggi è così lampante che non ci sono le distanze dai fronti strada. Io mi sono anche riguardata che sembrerebbe proprio che l'edificio è via Mondelli e via Minzoni, quindi che da via Minzoni l'altra sera ad esempio era identificato con un nastro isolante rosso l'unione tra le due piante della piazzetta, quasi a differenziare la piazzetta rispetto alla via Minzoni.
ma in tutti i casi fosse anche vero che la piazzetta è qualcosa d'altro e quindi è o parte della via Mondelli, perché ho visto un numero civico che può portare a quello, a pensare, o è invece è un qualcosa di privato, ho detto ma lì non ci sono proprio le distanze di questo edificio, quindi o è stata concessa deroga, autorizzazione in deroga, altrimenti c'è da capire come mai questa cosa sia così sfuggita anche all'ufficio tecnico, che è comunque un ufficio molto attento su tanti aspetti, quindi chiedo di avere queste risposte, grazie. Sì, sono passato anche oggi, no, ho intravisto, ci sono nella piazzetta tre nuovi paletti, diciamo così, che delimitano il questo dimensione del superficie. Prego, professor Santini, non devo rispondere. Allora, che è suo la diede? Sì. No, guardi, non sapevo proprio. Non importa. Allora, parto dall'ultimo. La piazzetta di un'altra proprietà, non c'entra niente con questa pratica. È sicuramente legata alla proprietà delle ville lì di fianco, quindi sarà l'ingresso loro. Quindi non fa parte della pratica. La pratica è un permesso di costruire convenzionato e nella trattativa della convenzione è stato ceduto al comune una parte prospiciente alla via privata Primavera, dove vanno fatti 5 parcheggi pubblici. All'ingresso. Sì, sì. Fanno anche, ricostruiscono una parte del marciapiede sulla via Don Menzoni, nuovo, scendendo. Hanno fatto anche delle sistemazioni come standard qualitativi delle scalette. A tutti gli effetti le distanze sulla carta ci sono. Poi, allora, se vogliamo parlare della parte prima magari ambientale, no? Che è quella che fa più impatto per tutti. La Commissione del Paesaggio ha dato il suo benestare. Purtroppo quell'area lì, cioè dico la verità, la prima volta anch'io sono rimasta notevolmente colpita, soprattutto perché ho visto la casa che c'era prima, ecco. Quindi secondo me c'è da rilevare che purtroppo il PGT dal 2001 fino ad oggi, quell'area lì fa parte di un ambito ad alta densità, per cui loro avevano effettivamente la possibilità di realizzare 1,5 metri cubi per metro quadro. Quindi diciamo che questa cosa è, ce la portiamo dietro da tanto tempo. Per questo secondo me sarebbe utile, nell'ottica di rivedere il nuovo PGT, ho espresso al sindaco questa idea di fare una mappatura degli edifici, perché l'ho già visto fare in altri comuni, una mappatura degli edifici che vogliamo comunque conservare, ma anche solo come carattere tipologico, al di là del fatto che siano inseriti in un ambito di forte densità. Poi, quello per rispondere alle scalette, le dimensioni sul progetto, le distanze sono rispettate, come da normativa. La scaletta non fa distanza, fa distanza il prospetto dell'edificio. Mi sembra di avere chiarito tutti i quesiti, poi non so. Allora, io chiedo che l'ufficio tecnico faccia un sopralluogo, perché scusi, sembrerebbe, potrebbe essere, qua stiamo parlando di atti ben definiti, quindi gli aspetti sono, la piazzetta è di proprietà privata, sì. Ma fosse anche di proprietà privata, tra la piazzetta c'è il pezzetto di una strada, la via Don Menzoni, che è comunque una strada di piccole dimensioni, quindi io vorrei sapere, perché abbiamo da parte dell'ufficio tecnico, allora partiamo dal fatto che è comparso nuovamente un imprenditore che era anni su Cernobbio, non c'era più e sta facendo un sacco di operazioni, e questo è comunque forse bello. Beh, su piazza
Io ho un altro pensiero, però su piazza questo signore ogni volta che è comparso ha fatto degli scempi. Io sono molto schietta perché il palazzo enorme che è lì, che è uno scempio, è frutto di quell'imprenditore. L'altro palazzo attuale in fase di operazione a piazza, perché ci poteva stare a Cernobbio un palazzo di quel tipo, è sempre frutto di quello, di quell'imprenditore. Quindi probabilmente, mi spiace perché è di origine di piazza, dovrebbe amarla, piazza invece ha contribuito ogni volta a rovinare l'aspetto del contesto, perché stiamo parlando di una frazione di mezza costa, quindi non stiamo parlando del fondo valle, di un territorio a fondo valle. E questo è un dato che forse qualcuno deve avere anche il coraggio di dire, lo dico io che sono un po' più vecchia, ok? E questo è un aspetto importante. Secondo, non è ma forse, allora il fatto che abbiamo è un'operazione in convenzione, avete chiesto la cessione di parcheggi che in una via che è privata, l'accesso è privato, quindi c'è questo ulteriore problema da risolvere, perché non ci siamo portati a casa 5 parcheggi su un suolo di accesso pubblico, c'è una via privata, quindi potrebbe accadere che la proprietà, chi è proprietario non lo so, di quella via metta una sbarra come è stata messa in altre zone di Cernobbio, che a un certo punto hanno voluto mettere le sbarre, quindi diventerebbero nel caso dei parcheggi privati, pubblici, ma in uso a una serie di persone limitate. L'altra questione, non sono rispettate le distanze, quindi allora o nell'atto avete previsto la concessione in deroga nell'accordo tra le parti, essendo una operazione convenzionata, se non è stato previsto, signori, io mi chiedo come mai l'ufficio, che è molto attento, che forse fa la sentenza a una piccola finestra o un piccolo blò, sia sfuggita una cosa di queste dimensioni, perché il rispettare le distanze, quindi se non è oggetto di convenzione, se non è oggetto di accordo tra le parti, come mai è sfuggita una cosa simile, che se questo aspetto non sarebbe mai stato possibile, anche se siamo in una zona di alta densità, che forse è sfuggito nei vari PGT, perché comunque possiamo dire ci sono stati 2 passaggi di PGT dove tra l'altro la regione in alcune zone ha chiesto il censimento delle abitazioni, quindi anche attento, stiamo parlando di Cernobbio, c'è sempre un'attenzione anche degli altri organi superiori quando facciamo un PGT, che non solo voluto dal comune, cioè voluto dal comune ma viene a tutte le soglie di passaggio. Io dico, anche fosse sfuggito questo fatto, che lì purtroppo, anche se c'era una casetta singola, c'era un alto indice, ma uno può avere tutto l'indice che vuole, ma se poi in quel lotto tu non lo puoi costruire perché devi mantenere le distanze, la riduci l'indice. Quindi questo fatto è grave se è avvenuto, perché lì abbiamo costruito un qualcosa che ha un impatto non indifferente. Questo è grave, e quando dico grave è questione di procura della Repubblica, signori, se è avvenuta una cosa simile, perché è molto grave. Se è avvenuto che nella convenzione non c'è l'autorizzazione in deroga, questi sono atti da trasmettere, se è avvenuto un errore simile. Sulla scaletta, le ripeto, io non sono un'esperta, quindi lei è più professionista di me, può darsi che stia dicendo una cosa giusta, è comunque un volume che va ad appoggiarsi su un giardino e che va ulteriormente a ridurre la distanza. È un volume non obbligatorio necessario, perché è un volume solo che permette l'uscita per un giardino, sull'uscita di un giardinetto, non è proprio un qualcosa che va a inficiare la struttura o che va a inficiare l'uso. Quindi ci sono degli aspetti che io chiedo un'importante verifica, e se quello che sto dicendo è avvenuto sono documenti, dottoressa Cavadini, da trasmettere. Allora, sono state presentate tutte le tavole del progetto, riportano tutte le misure delle distanze. Chiaramente faremo la verifica,
è chiaro che, cioè, se non ha rispettato le distanze, non sono andate in deroga queste cose sulla... Quindi l'ufficio farà le verifiche, ma posso assicurare che per quanto riguarda la scaletta non fa volume. Non fa volume, ma limita la distanza, però le ripeto. No. Va bene, sì, per l'amor del cielo, va bene così, grazie assessore. Cioè va bene così, però io ho detto delle cose importanti, grazie, non sono soddisfatta perché fosse sfuggita una cosa simile da un ufficio super attento, non mi quadra qualcosa, quindi grazie. Proposta sempre interrogazione della lista progetto Cernobbio in merito alle regole per l'esposizione dei rifiuti nei giorni di raccolta. Simona? Da tempo il deposito dei rifiuti a Filostrada a Cernobbio è fuori controllo, avviene tutte le ore della giornata. L'amministrazione comunale sembrerebbe non in grado di controllare la negligenza che vige in particolare in alcune zone, lasciando che i rifiuti vengano esposti senza alcuna regola e controllo, creando disagio ai cittadini e dando un'immagine di disordine e sporco. Tale immagine influisce negativamente sui turisti e crea disagio e mina la qualità della vita dei cernobilesi. In viale Matteotti, angolo via Roggia Molinara, alcune attività espongono i rifiuti non rispettando l'orario, così come avviene in piazza Bellinzaghi. Si chiede al sindaco, all'assessore di riferimento, quanto segue: di relazionare sull'organizzazione della raccolta e degli orari per esporre i rifiuti, di relazionare quali misure intende attivare l'amministrazione in modo tale che quanto vigente sia rispettato. Non mi dilungo, nel senso che è contenuto tutto nell'interrogazione, abbiamo preso spunto per questa interrogazione proprio anche da delle segnalazioni di cittadini, sia per quanto riguarda Viale Matteotti, abbiamo ricevuto le telefonate a casa, sia per quanto riguarda Piazza Bellinzaghi, spesso anche in Facebook vengono messe in foto di chi contesta questo fatto qui. Se c'è questo regolamento all'interno che i rifiuti devono essere esposti in determinati orari, dobbiamo trovare il modo di farlo rispettare, perché altrimenti avviene quello che ho messo nell'interrogazione. Grazie, assessore. Prego, Lino. Sì, grazie per l'interrogazione, che è sempre un'occasione per lanciare l'appello a tutti i cittadini di rispettare le regole. Merito al punto numero uno, io ho scaricato dal sito il programma settimanale per l'esposizione dei rifiuti, sia per quello domestico che per le attività, gli alberghi, le utenze, eccetera. Non sto qua a elencare tutti i giorni della settimana, è facilmente rintracciabile sul sito, però accolgo l'interrogazione come stimolo per fare un ulteriore passaggio a tutte le utenze non domestiche, partirei da quelle, ovvero sollecitando il rispetto delle regole. E come l'abbiamo fatto? Ultimamente l'ufficio tecnico sta mandando su singole segnalazioni come questa che abbiamo ricevuto delle email, dei messaggi mirati, anche delle telefonate, per, ripeto, come abbiamo detto prima, sensibilizzare il cittadino o l'utenza a rispettare le regole. Di solito non si passa subito alla multa, si fa prima una segnalazione, si segnala il fatto che la situazione è a nostra conoscenza, quindi si invita al rispetto delle regole. Poi nel momento in cui questa situazione non dovesse risolversi, ovviamente si passa alla sanzione. In questo periodo che ho potuto monitorare, sono state fatte circa due ispezioni o poco più due ispezioni al mese di sacchi, ovvero l'ufficio tecnico in accordo con la polizia e con l'operatore
su segnalazione, organizzano un'ispezione puntuale che consente nell'apertura del sacco che si trova conferito in modo errato, in modo tale da poter risalire all'origine, quindi al proprietario. Una volta fatta l'ispezione e identificato il proprietario, parte la segnalazione e la punta, la sanzione. Ripeto, l'interrogazione sarà uno stimolo per ripetere il giro di mail, messaggi, informazioni, invito a consultare meglio il calendario. L'anno prossimo, come già accennato dal sindaco, ci sarà una nuova figura predisposta alla vigilanza sia sugli operatori, quindi su chi vincerà l'appalto, sia sui giorni di conferimento in merito al corretto esposizione dei rifiuti. Come pensiamo di muoverci noi? Sempre all'interno del bando abbiamo voluto inserire anche un maggiore spazio per i percorsi di educazione, soprattutto dalle scuole. Come al solito, se vogliamo una società migliore, dobbiamo partire da chi questa società, diciamo, in questa società ci sta crescendo. Quindi ci saranno maggiori sforzi anche per sensibilizzare i ragazzi e gli studenti di Cernobbio. Abbiamo anche pensato di ripetere alcune esperienze come la visita al centro raccolta, non è ovviamente un luogo per i bambini, però almeno lì iniziano a capire cosa vuole dire fare una raccolta differenziata, e un programma più, forse più costante, anche per ricordare come vengono conferiti i rifiuti, quando sono i giorni, e forse è il caso di essere un po' più ripetitivi. Questo sì. Grazie. Grazie Assessore, il tempo è una sfida non semplice, la vedremo lavorare e col tempo vediamo se tutte le sue intenzioni daranno dei risultati. Grazie. No, soddisfatta. Poi vediamo col tempo. La ZOA, interrogazione di San Cernobbio Futuro in merito al cantiere per Frigidoio. Grazie Presidente. La sicurezza sul lavoro, nonché la derivante sicurezza pubblica, è tema preminente a livello nazionale, soprattutto ancor più a livello locale, se il cantiere in questione è aggravato dall'adiacenza di spazi pubblici e molto frequentati. Certamente premura anche di questa amministrazione deputata alla vigilanza e al controllo. Limitando brevemente il mio giudizio sull'inadeguatezza gestionale di questa amministrazione Monti, che è in carica dal 2018, per un importante strategico cantiere come quello dottor Regina Olga, che probabilmente andava seguito, accompagnato già nei suoi primissimi albori già concettuali, chi ha ricevuto solo da questa amministrazione un disinteresse tutto volto a sottovalutare, minimizzare, fare spallucce e a non prendersi a cura dell'entità e della portata di questa grande e importante opera, tralasciando innanzitutto i termini di indotto e occupazionale. Si è invece contribuito di fatto alla nascita di una nuova ticosa cernobiese che giace da oltre 3 anni abbandonata nel salotto buono di Cernobbio, a perenne e visivo monito per tutti i cittadini e turisti. La presente interrogazione è per chiedere a questa amministrazione se è in possesso di tutte le verifiche effettuate secondo l'articolo 71 del decreto legislativo 81 del 2008 sulla verifica delle attrezzature, nella fattispecie immagino la gru a torre montata sotto cantiere che è lì da sempre, se sono mai state richieste per controllo alla proprietà, quando sono state richieste, chi le ha redatte, se le date sono coerenti nei termini previsti in termini di legge. Volevo fare un piccolo appunto dove le richieste per legge sono obbligatorie sia nel montaggio ogni trasporto della gru, sia per ogni anno che la gru resta stata nel cantiere, sia utilizzata sia non utilizzata. Inoltre si intende sapere se l'amministrazione comunale ha richiesto ed incassato regolare canone di occupazione suolo pubblico per il cantiere,
relativo alla via Garibaldi e Piazza del Risorgimento negli anni 2022 e 2023. Sindaco, prego. Sì. Scusa. No, perché dipende dalla materia. Io l'urbanistica e l'assessore a edilizia. Allora io, consigliere, faccio un po' fatica a rispondere perché leggo qua, inadeguatezza gestionale di questa amministrazione. Forse da qua nasce la parola che faccio fatica a risponderle alla sua interrogazione. Perché ogni tanto non riesco a capire se il consigliere pone questa interrogazione perché non riesco a capire bene il suo ruolo, se tu di fare la verifica della sicurezza sul lavoro, su altre cose. Non riesco bene a interpretarlo, forse sarà dovuta a questa inadeguatezza. Sua Regina Olga non è faticosa. Faticosa è stata acquistata dall'ente pubblico. Il Regina Olga è privato. Quindi, lei qui dice di prendersi cura, di coccolarla, di portarla a termine, ma guardi, io forse ho sbagliato in questi anni a fare sindaco, lo sto facendo magari in maniera inadeguata, ma credo di lavorare e di aver lavorato in maniera corretta. Non è semplice, sicuramente, con l'interlocutore privato arrivare a un obiettivo. Infatti eravamo in procinto di fare una variante sua su questo riferimento e abbiamo archiviato la pratica, perché il privato non è più arrivato a termine. Poi, per quanto riguarda chiedere se questo comune impose tutte le verifiche, l'interrogazione è stata fatta l'altro giorno, saranno poi gli uffici che quando ormai è abituato a fare accesso agli atti, a chiedere documentazione del 64, quindi tutta questa domanda risponderanno poi gli uffici, non ritengo neanche entrare in merito, perché la politica fa la politica, non entra nel dettaglio tecnico. Noi la scelta del Regina Olga è quella di portarlo a termine, e ci stiamo lavorando con l'interlocutore, ma è ovvio che a un certo punto l'interlocutore dirà io me ne vado da Cernobbio, perché se devo continuare a star qui, a stare a Cernobbio, con le difficoltà che ci sono, perché oggi fare l'operatore immobiliare non è così semplice e ci stiamo affiancando in questa operazione, perché il nostro obiettivo è terminare anche questa operazione, perché credo che il salotto buono di Cernobbio non sia solo lì. L'obiettivo è portarla a termine, ci stiamo lavorando con l'interlocutore. Per quanto riguarda il canone di occupazione suolo pubblico, che è già cambiata la norma, si chiama canone unico patrimoniale, per dare un dettaglio in più, so che ha già fatto richiesta di accesso agli atti e il comandante gli ha risposto di com'è la situazione generale sul canone di occupazione suolo pubblico. Quindi non è che non voglio rispondere specifico su queste cose, gli ha risposto dicendogli com'è la situazione in questo momento gestionale dell'ufficio, perché poi qui, se vogliamo entrare nel dettaglio di quanti metri quadri di occupazione ci sono, di com'è il sottopasso, di cosa ha fatto, c'è un po' tutto, e quindi credo che il quadro del consigliere l'abbia sotto mano. È un obiettivo nostro, insieme all'interlocutore privato, arrivare a termine. Poi voglio entrare ancora più nel dettaglio, termine poi, Presidente, perché se parliamo di quei 22 metri quadri o 26, sono scusi metri quadri che vanno dalla piazza del Risorgimento fino al sottopasso, noi lo possiamo anche togliere domani mattina tra sé, non è un problema, togliamo quell'area lì, ricordiamoci che c'è un ipocastano che guardate in che condizioni è, il marciapiede in che condizioni è, quindi non è un problema, togliamo le transenne ed è peggio di quello che stiamo vedendo in quel momento. E poi comunque il turista, il privato arriva lì e va a sbattere contro la transenna che c'è del cantiere. E ricordiamoci che la sicurezza all'interno di un cantiere non è pubblico, è del privato, quindi se il privato fa una dichiarazione che dice che lì non è sicuro passare sotto il sottopasso, non possiamo aprirlo. Quindi è il cane che si morde la coda. Non stiamo qui ad andare a guardare la documentazione. Io credo che l'obiettivo è arrivare a termine di questa pratica. A un certo punto gli operatori sui soldi scappano. Okay. Quindi noi stiamo lavorando per portarla a termine. E non è semplice, perché c'è una situazione non chiara tra il privato e non c'è nulla di pubblico. Perché di pubblico c'è solo esattamente il marciapedino che va dalla fine del Regina Olga, quindi dove inizia l'ipocastano, fino ad arrivare alla piazza Risorgimento. E poi ci sono situazioni catastali che negli anni, adesso l'esempio che ha fatto prima il consigliere Braglia, ce ne sono situazioni negli anni che mano a mano che portiamo avanti le pratiche si vanno a sistemare, ma non è colpa di nessuno, è colpa del sindaco, non è colpa di chi c'era prima, è in generale che quando vai a sistemare le pratiche sistemi anche. E lì è successo lo stesso problema, è un'area mista privata e quindi cosa succede? È un sottopassaggio privato. Poi possiamo andare a vedere tutti gli atti, guarda io tutto il tempo, che tanto faccio il sindaco a tempo pieno, quindi posso stare qua anche fino a domani mattina alle 2, non mi cambia. Però
raggiungiamo un obiettivo, consigliere, cioè, l'obiettivo qual è? E non lasciare il salotto buono così, lavoriamo assieme, raggiungiamo un obiettivo, perché davvero io ogni volta che vedo i tuoi accessi agli atti ci mancherebbe, lo fai perché è legittimo farlo, però poniamoci qua l'obiettivo, è sistemare questo hotel Regina Olga, sì, lasciateci lavorare. Grazie signor sindaco. Guardi, Mecessa agli atti, sono felice che lei guardi tutti Mecessa agli atti, parte degli uffici, ma le dico che ho ricostruito io gran parte delle cose, perché a schietta domanda con l'ufficio tecnico non hanno saputo rispondermi se il portico col marciapiede sia pubblico o privato, quindi gli accessi degli atti del 64 eccetera, per dire delle cose con della sostanza, non fare delle domande a quantomeno risposta degli uffici erano non c'è nulla di pubblico e quindi nulla è dovuto al comune. Fatto sta che andando a fondo lei sindaco ha fatto una convenzione per l'anno 2020 e 2021 a compensazione degli oneri dovuti e l'utilizzo del parcheggio, quindi 2020 e 2021 abbiamo avuto un soddisfacimento di questi oneri. Quindi la mia domanda era anzitutto scritta molto chiaramente, mi spiace se lei non comprende, nel 2022-2023 se c'è stato un, comunque sia, anche se sono 10 euro, sono oneri dovuti all'amministrazione comunale. Quindi se gli uffici non mi sanno chiaramente dire, indicare cose di proprietà comunale, tra l'altro non su cose del 1913, come diceva prima il consigliere Braglia, 1914, scusate, su cose del 63 documentate che io, povero consigliere comunale inesperto, ho trovato abbastanza facilmente in comune, quindi non fantascienza, dove soprattutto l'amministrazione ha già fatto convenzione per l'anno 2020-2021, voglio sapere per il 2022-2023 cosa è stato fatto. Sono certo che siate al lavoro, ma come lei ci teneva a precisare di cosa era pubblica qui l'immobile privato, siamo in un ambito di anche il diritto di passo dei portici, i portici sono, non sono illuminati, sono sporchi, di chi sono non è forse compito mio andare a chiedere accesso agli altri, capire di chi è, ma comunque il diritto di passo del cittadino non è assicurato, non è garantito per illuminazione, pulizia, sicurezza e tutte altre cose. Sono tutte cose che vanno messe in coda, di fatto, come le dice Chernobyl è tutta bella, ma i turisti arrivano col battello a Chernobyl, la prima cosa che vedono usando lo sguardo è un immobile disfatto, diroccato, sventrato, che è lì da 4 anni. Si può fare qualcosa? Sì, lo state facendo, sono sicuro, ma non si vede niente. Per questo la ticosa, un immobilismo che di fatto alla vista non concede niente. Quindi sono certo che state lavorando, ma si pregherebbe di avere anche dei risultati quantomeno estetici. Copritelo, fatelo coprire, chiedete gli oneri. O forse bisognava, come ho scritto, incontrare prima di una demolizione, di dare permesso di demolire, approvare in coda permesso di demolizione e di costruzione con un progetto, che a quanto pare non c'è un progetto approvato, quindi sono 4 anni di vacanza di un progetto, almeno correggetemi, ma comunque sia non c'è ad oggi un progetto approvato, arriverà forse il Consiglio Comunale, non c'è. Altri comuni fanno permesso di demolizione e di costruzione in un unico pacchetto, concordando con l'investitore dei tempi, non a scapito dell'investitore, ma a tutela e sicurezza dell'investitore. Idee, cose dette ad alta voce, ma la sostanza non cambia, anche se è privata, l'immobile è fatiscente, resta. Non soddisfatto. Non soddisfatto, grazie. Ultima interrogazione della lista semplice nostro scultore in merito alla fontana scultura San Giovanni Battista. Grazie signor Presidente, proseguo una sottile polemica che forse piace di più alla maggioranza chiamandola così. Io già ben prima di essere consigliere comunale mi sono sempre occupato e interessato, lo saprà bene forse anche l'assessore Lironi, perché già da allora abbiamo avuto molte circostanze sul quale parlare, dialogare, non essendo io in consiglio, mi sono imbattuto, come sempre, da anni, e ho visto questa fontana, perché è una fontana, ci tengo a precisarlo, e quindi ho scritto questa interrogazione
nella quale lo scorso 12 ottobre ho protocollato il numero 22873 una segnalazione all'ufficio tecnico per lo stato di abbandono della fontana che da alcuni anni non è più in funzione, parliamo di pochi anni, non parliamo decenni, non solo dell'età giurassica. Quindi la fontana, per chi non lo sapesse, è esattamente all'ingresso o uno degli ingressi, non si capisce neanche più qual è l'ingresso del palazzo comunale, quindi quello che dovrebbe essere l'ingresso senza barriere architettoniche, giù dalle scale, comunque sia nel piccolo emiciclo d'ingresso del comune, c'è una fontana e ho avuto risposta da parte dell'assessore Santini, la quale mi dava delle indicazioni sul fatto che sia stata richiesta alla sovrintendenza una modalità di operazione. Quindi volevo chiedere a questa amministrazione se ha conoscenza di particolari vincoli sussistenti sull'opera, se no perché vuole intendere immettere un'opera tra i beni immobili vincolati da parte della sovrintendenza, che quindi procederebbe con tutta una serie di vincoli, tutele molto particolari e stringenti che a quanto pare a me oggi non risultano esserci. Qual è il quesito che è stato presentato alla sovrintendenza? Se è intenzione di questa amministrazione modificare l'assetto e la conformazione dell'opera, essendo la stessa stata ideata e realizzata in una fusione di bronzo ossidato, per essere di fatto una fontana e sgorgare dalle mani acqua. Quindi un significato strettamente, non sai specific, ma ancora maggiore dell'opera d'arte. L'opera d'arte è un San Giovanni, che è il Battista, e il Battista come simbolo d'acqua. Quindi volevo essere rassicurato sul fatto che la scultura rimanesse come pensata, progettata, realizzata dall'artista, una fontana che dalle mani sgorgasse acqua per il suo valore artistico, simbolico, per cui è stata realizzata. E perché l'amministrazione, come la risposta dell'assessore, intende inserire un'opera nel programma dei lavori anno 2024, quando a una vista, senza una perizia, si tratta semplicemente di una sostituzione della pompa del ricambio dell'acqua, quindi del funzionamento di una fontana, una pompa che funziona tra ingresso e uscita dell'acqua e un attacco alla corrente, che dovrebbe già essere, quindi non ha subito danni come la fontana della Riva o altre particolari cose. Quindi perché procedere attraverso la programmazione 2024 e non una più semplice ed agevole, nonché un di pronto intervento tangibile all'attenzione come opera di manutenzione ordinaria. La ringrazio. Santini, prego. Allora, parto da quest'ultima cosa. Allora, io non so come lei faccia capire che basta cambiare una pompa. Io prima di agire devo fare delle verifiche tecniche. Le verifiche tecniche vogliono dire valutare se c'è un impianto idrico, se funziona, e contemporaneamente cercare di capire se è possibile inserire un riciclo dell'acqua in modo tale che la fontana sia una fontana come oggi usano essere le fontane, no? Non più senza l'acqua che scorre e poi se ne va, non si sa. Anche nell'ottica di preservare i materiali. Poi, come è stato citato, è un'opera d'arte. È un'opera d'arte, mi ha citato giustamente la vita dello scultore che l'ha fatta. Le opere d'arte sono soggette a un diritto d'autore. Il diritto d'autore vale 70 anni. Prima di mettere mano a un'opera d'arte per il diritto d'autore, bisognerebbe sentire quindi o l'autore o gli eventuali eredi. Il mio non è stato un quesito alla sovrintendenza, però l'articolo 29 dei beni culturali indica che un bene culturale va comunque preservato, indipendentemente che ci sia vincolo o meno, una volta che è stato identificato come un bene culturale. E a quel punto lì chi può intervenire su un bene culturale? Dei restauratori che sono stati accreditati presso il Ministero. Quindi la mia idea non è di chiedere di apporre un vincolo, è semplicemente coordinare un intervento in modo adeguato alla preservazione del bene. Punto. Poi, qualsiasi attività che devono fare gli uffici deve essere programmata, come è stato detto anche prima, no? E programmata anche dal punto di vista economico, per questo che ho parlato del 2024. Perché ne stiamo parlando adesso di fare delle cose, no? Quindi va sicuramente al limite programmato nei prossimi anni. Leggi l'articolo.
Leggi il regolamento. Prego. Grazie assessore, sono soddisfatto della risposta. Devo ringraziare perché quindi a questo punto su mia istanza come riconoscimento di bene artistico sta facendo un procedimento sicuramente dispendioso, speriamo di avere tempo di portarlo a termine. Grazie. Ok, fine il consiglio comunale, ci vediamo a dicembre, ragazzi.